Radio Cigliano presenta Dopo cena con. Le voci del cinema e della TV. Quinta stagione. Quattro chiacchiere con i protagonisti del doppiaggio. E la musica la portano loro. Conduce in studio Alessio Cigliano. Buonasera, benvenuti in diretta su Radio Cigliano, bentrovati, è il giovedì, l'ultimo giovedì di dicembre, non è vero perché ce ne sono altri di giovedì dicembre, ma è l'ultimo giovedì di dicembre nel quale saremo insieme, perché il prossimo giovedì è la vigilia e non andiamo in onda, ci prendiamo il solito tempo di riposo per fare bagordi, andare chissà dove, andare in giro e fare un cazzo praticamente, perché saremo tutti chiusi dentro casa. E magari a vedervi anche qualche replica di Dopo Cena Con, me lo auguro. Le trovate ovviamente su Facebook, su Twitch, su YouTube, il video, e sulla radio trovate le dirette, le registrate delle nostre trasmissioni radio. Ma adesso io devo dare la parola a due miei grandissimi amici, ci conosciamo da tanto, abbiamo lavorato tanto insieme, a volte anche in vacanza insieme ci è capitato di andare, e oggi hanno iniziato e inizieranno questa avventura di un paio d'ore e un quarto insieme a noi, presentandovi come al solito la poesia. E la poesia che i nostri amici hanno scelto per voi oggi è una poesia che arriva dal 1952, Pablo Neruda, Il ramo rubato. Nella notte entreremo a rubare un ramo fiorito. Passeremo il muro nelle tenebre del giardino altrui. Due ombre nell'ombra. Ancora non se n'è andato l'inverno e in me lo appare trasformato d'improvviso in cascata di stelle odorose. Nella notte entreremo fino al suo tremulo firmamento e le tue piccole mani e le mie ruberanno le stelle, e cautamente nella nostra casa, nella notte e nell'ombra, entrerà con i tuoi passi il silenzioso passo del profumo, e con i piedi stellati il corpo chiaro della primavera. Brividi, signori, signore e signori, a Dopo Cena Con questa sera ci sono Luca Dal Fabbro e Pasquale Anselmo! Ma come state? Buonasera a tutti! Ciao Pasquale, ciao! Ciao Alessio! Ciao ragazzi belli! Allora, grazie di essere qui, grazie a Luca, grazie a Pasquale, siamo riusciti, abbiamo avuto tutto quello che poteva succedere prima della diretta, ma siamo riusciti ad andare in diretta con i grandi mezzi di Radio Cigliano. Allora, intanto, domanda di rito e d'uopo in questi momenti difficili, come state? Luca, come stai? Ma io sto bene, sai Alessio, il discorso è questo, io ne faccio anche una questione di età. Per una persona di una certa età, in fondo, fare una vita un po' ritirata, dover stare più in casa, non poter uscire tanto, sono preoccupato per la situazione in generale, però nel mio piccolo diciamo che io poi alla fine non sto bene. Certo, per esempio mio figlio che ha 19 anni soffre un pochino di più, infatti stasera se n'è andato a dormire da un amico, per esempio. Giustamente, vorrei vedere, che palle, cioè non si può vivere sempre reclusi a quell'età, è giustissimo. Pasquale, invece tu come la stai vivendo questo momento che, come dico sempre io, ce l'avessero detto un anno fa in questo momento avrei detto ma che è la trama del prossimo film che dobbiamo doppiare, perché sembrava una cosa del genere. Esatto. No, io come la sto vivendo? Un po' come tutti, solo che a me non è cambiata tanto la vita, nel senso che ero molto dedicato e sono sempre comunque dedicato molto al lavoro e alla famiglia, quindi oltre al lavoro io poi comunque ho le mie attività familiari, diciamo. Il problema fondamentale è che essendoci adesso poco lavoro per il fatto che le produzioni si sono fermate per i noti motivi, non c'è più quella, come dire, quella comunicazione che c'era prima, e quindi le giornate sono più legate a magari
un po' di riflessione in più, lettura, mi metto al paro con le serie che sono rimaste indietro, quindi alcuni pomeriggi mi dedico alle serie, altri pomeriggi mi dedico alla lettura. Così, comunque, sai, insomma, è vero, si vivacchia fino al vaccino. Bravo, che sanno già, ho visto tante illustrazioni del vaccino che sostituisce il numero uno del 2021, è diventata una siringa, no? Perché forse sarà la cosa nuova che succederà in questo momento. Però insomma, abbiamo vissuto anche questa, ne abbiamo vissute tante, ne abbiamo viste tante, abbiamo vissuto anche questa, ne usciremo sicuramente fuori. Io intanto voglio farvi vedere e voglio, qui è pieno di persone che vi aspettavano veramente tanto. Allora, Luca, ti ricordi per esempio, dice Luigi, di quando hai doppiato Shaggy in Scooby-Doo tanti anni fa con Laura Boccanera? Amore mio, sono veramente tanti anni fa. Passati qualcuno? Cioè, qui si sta parlando di perlomeno una 30-35 di anni fa, Alessio. E lo so. Sì, vaghi ricordi, vaghi, molto, molto vaghi, molto vaghi. Credo che il direttore fosse Leoni, ti ricordo Guido Leoni? Te come lo ricordi? No, certo, Guido Leoni, assolutamente. Credo che fosse Guido Leoni il direttore, sì. Senti. Posso darti solo questa informazione. Padre di Adelisa, no? Come, Pasquale? Il padre di Adelisa, no? Il padre di Adelisa, certo. No, non è il padre lui. Di Adelisa, non mi ricordo che tipo di parentela. No, Adelisa ha sposato il figlio, eccolo, credo, di Guido Leoni. Ecco, c'hai ragione, c'hai ragione. Ma insomma, c'è una marea di gente che, vedi, tutti si ricordano adesso di Shaggy, ma insomma, tante cose e tante partecipazioni, tanti doppiaggi, no, ragazzi? Noi abbiamo fatto tante Pure cose mio. Nella vita e la domanda è dopo. Luca, ma tu ricordi tutto quello che hai fatto? Io non ricordo quasi nulla di quello che ho fatto. No, ma anche perché poi, come dico sempre, è un po' la nostra protezione, no? Cioè esci dal turno e cancelli, perché poi devi andare a fare... Assolutamente, assolutamente. Ogni tanto guardo una cosa in televisione, ma io questa quando l'ho fatta? Zero. Niente proprio. Ma credo che succeda a tutti più o meno. Sai, io ho toccato i 47 anni di attività, Alessio. Lo so. Pasquale, tu ricordi tutto o cancelli come una spugna proprio? No. Non cancello come una spugna, cerco di ricordare le cose più importanti, però insomma ricordo abbastanza. Alcune volte mi stupiscono anche, insomma, gli amici che mi dicono ma eri tu lì, e allora lì perdo veramente la cognizione del tempo, dico vabbè, non lo so, ma a questo punto non lo so, anche perché ci sono cose anche che sono ad inizio carriera, magari. Ma come no? All'inizio, proprio quando iniziavo, ho fatto anche, che ne so, delle integrazioni di film italiani. Mi sento ogni tanto su qualche film di villaggio. Mi viene da ridere perché è bello. È bello. Faccio film italiani, non esiste al mondo, nemmeno sotto la minaccia delle armi. Sai che cos'è allora, bello? Questo era proprio l'inizio dell'inizio. Sai cos'è bello? È bello comunque che a volte accendiamo la televisione e diciamo ma guarda, ma pensa te, e chi se lo ricordava? Cioè, siamo un po' come prezzemolino sparsi dovunque. 328-7948-796 è il WhatsApp sul quale potete fare un po' quello che volete di noi, ma soprattutto mandarci i vostri controselfie, come quello che ha mandato qui Paola D'Andrea. Questo porcellino, chi se lo ricorda? Che cos'era questo porcellino? Questo dovrebbe essere... Aspetta, perché li ha mandati due. Questa è una cosa che ha fatto Pasquale, no? Sì, perché questo è il pinguino di Madagascar. Il pinguino di Madagascar. Ah, allora qui sicuramente Pasquale, perché io Madagascar non l'ho fatto. Non l'hai fatto, quindi questo è Pasquale. Questo è lo sketch di Pasquale che ha fatto Paola. È stranissimo perché tanta gente si ricorda di questo pinguino che... praticamente si esprimeva solamente a versi, non parlava, però era simpaticissimo. Però vedi come... E mi ricordo questa cosa, che mi ricordo che c'era il direttore del doppiaggio, era Massimiliano Auto, che se sta in ascolto saluto, e mi disse proprio, guarda, in linea di massima
teniamo tutto originale perché sono versi, così ogni tanto lui sbiascica delle parole e si capisce l'inglese, quindi comunque dobbiamo doppiarlo. Tu che vuoi fare? Lo vuoi doppiare solamente queste frasette o vuoi comunque entrare nel mood dell'attore che l'ha fatto, eccetera, e fare anche te i versi? E allora dissi, vabbè, siccome erano tutti amici, siccome si stava in quattro alleggio con Mannella, con Luigi Ferraro, con Gerolamo Alchieri, quindi era proprio un divertimento totale. E questo personaggio, devo dire che mi ha portato pure fortuna, perché ho fatto tantissime serie, anche partecipato a dei film con questo pinguino che, ti ripeto, parlava per versi. Che meraviglia. Quindi vedi com'è strano, che è il nostro mestiere. Qualcuno potrebbe dire malignamente, eri bravo solo lì, però no. questo non credo proprio, però a volte ci si ricorda per delle cose minori che noi non abbiamo cioè abbiamo detto vabbè, la faccio e ciao, no? E invece quelle diventano, assurgono improvvisamente a cosa veramente importante. E allora questo è il disegno che è stato fatto per Luca, dalla nostra Paola. C'è questo porcello, te lo ricordi, Luca? Ma è molto carino, molto bello. Ma di dov'è? Di dov'è? Chi lo sa? Vabbè, dovremmo scoprirlo. Perdonatemi, io no, non me lo ricordo. Ma magari ce lo facciamo dire mano a mano, ce lo facciamo raccontare anche. Mentre invece saltiamo un attimo le Alpi, andiamo a Zurigo, dove Sasha ha preparato queste immagini per voi. Sasha vi vede insieme a questi amici della... Ah, è Pimpi forse? Ma Pimpi no, Pimpi era molto più carino, boh, chi lo sa. Vabbè, insomma, ti viene Pimpi me lo ricordo, lo faccio da una ventina d'anni, sempre. Sì. Allora, qui lui ti vede insieme a William Hall Macy, Steve Buscemi, David Einberg e Pimpi. Questi sono gli amici con cui perfetto, ti vede insieme. Questi me li ricordo, questi me li sì, ricordo. I nomi sinceramente mi ricordo solo quello di Buscemi come nome, però gli attori me li ricordo, quello è simpaticissimo, quello a sinistra, diciamo. La sinistra lo facevi in IAR. L'altro no, dove lo facevi? Non mi ricordo. Non me lo ricordo molto. Mentre invece per Pasquale abbiamo John Turturro, Philip Seymour Hoffman, Clark Gregg, Enrico il pinguino, che è presente, onnipresente Pasquale. Quello non te lo togli più per tutta la serata. Ogni tanto pure mi dicono anche bravissimo nel Boss delle Torte. E uno dice, scusa, ma guarda, fatto anche dei film, insomma, di festival, sì, Berlino, Cannes, no? Insomma, il Boss del Torto mi pare un po' poco, eppure la gente è così, insomma, e qui mi arrivano messaggi, vabbè, dell'ANAD. Guarda, a me mi riconoscevano per quattro matrimoni. Volta sulla spiaggia in Sardegna, due ragazzi mi hanno fermato, ma lei è quello che fa quattro matrimoni? Dico sì, vabbè, faccio pure quattro matrimoni. È meraviglioso, è veramente meraviglioso. Allora, guarda che cosa ti faccio vedere invece, Pasquale. Questo è un disegno di Mantomex, Mauro Antonini, che è un disegnatore che ho avuto ospite martedì nella trasmissione musicale, bravissimo fumettista, e mi ha detto di farti vedere questo Nicolas Cage Superman, perché è un progetto che non si è mai concretizzato. Se ne è parlato tanto tempo di Nicolas Cage, che avrebbe dovuto diventare Superman, impersonare Superman, e invece non l'ha mai fatto. E questo è la sua, il tuo tributo. Ah, questo e supereroi, no? Perché è appassionato di fumetti, e lui il cognome è proprio da Cage, da una cosa di fumetti, mi pare, perché lui si chiamerebbe Coppola, è il nipote di Francis Ford Coppola. Eh sì, infatti. Adesso così, proprio è legatissimo, ha già fatto Ghost Rider, ha già fatto un po' di robe di questo. Vi faccio vedere quindi un'altra cosa. Credo che oggetto, diciamo. Vi faccio vedere un'altra cosa, e questa riguarda un po' tutti quanti noi. In questo momento su Rai 1, se non mi ricordo male, c'è Jacopo Castagna, Le Larve, che sta competendo usciranno non so quanti da questa finale di Sanremo Giovani, che chi vincerà andrà a Sanremo quest'anno, a marzo a Sanremo. Quindi votate, andate a vedere e poi tornate da noi, e nel frattempo votate per Jacopo Castagna, che in questo momento è in diretta. Figlio di Ilaria. Il figlio di Ilaria Stagni. Il lupo, viva il lupo.
Dai Jacopo. Dai. Pasquale, se puoi avvicinare un pochino il microfono, perché non so perché mo si sente male, ma se lo metti più vicino... Quello della cuffia. Adesso lo sento adesso sento perfetto. Signore e signori, io ho portato i miei amici, veramente abbiamo fatto tanto, abbiamo lavorato tanto insieme, ho portato i miei amici stasera per chiacchierare, Pasquale era già venuto, Luca no, ma anche per conoscerli in musica. Quindi è il momento di andare a prendere le scalette musicali e iniziare a ragionare in musica. Allora, chi dei due vuole cominciare con la scaletta, col primo brano? Luca, prego. Va Luca, perfetto. Allora, guarda, io il 5. Brano numero 5. Perché perché l'hai portato, Luca, questa sera? Questo brano l'ho portato perché io strimpello la chitarra. Pasquale lo sa che io non suono la chitarra, io strimpello la chitarra. Oh, e questo è il primo brano che ho imparato, Alessio, capito? È il primo che ha imparato a suonare in chitarra, con la chitarra? Esattamente. E allora ce lo dobbiamo andare a sentire immediatamente. Sei andato a prendere da un LP della Madonna del 1965, di un complesso della Madonna, perché sono veramente forse il complesso per eccellenza, ma adesso vi farò la domanda. Io ci sono cresciuto. Eh sì, ma pure noi ci siamo tutti quanti cresciuti. Signore e signori, i Beatles, I've Just Seen a Face, su Radio Cigliano. I've just seen a face, I can't forget the time. E dobbiamo parlarci sopra. Vi ricordo che per ascoltare le canzoni potete andare sull'app e le sentirete bene. Ma Luca, sei Beatles o Rolling Stone tu? Io sono Beatles, purtroppo devo riconoscere. Piacciono tantissimo anche i Rollins, per carità. Però io sono sempre stato beatlesiano, proprio nelle ossa. Nelle ossa. E Pasquale... Soprattutto McCartiano, anche se riconosco la grande genialità di Lennon. Tra l'altro è appena passato il quarantennale della morte di John Lennon. Assolutamente. E Pasquale... Immagine è un pezzo che è praticamente nell'immaginario collettivo di tutto il mondo. Sì, è là, è fisso, proprio, è scolpito su pietra. Pasquale, Beatles o Rolling Stones? Entrambi, perché li ho frequentati poco, devo essere sincero. Io sono un pochino più giovane di Luca e quindi parecchio. Appartengo alla generazione dopo, diciamo. No, ma la cosa bella con questo legame, perché prima di fare la trasmissione vedevo il TG3 regionale e in combinazione c'era un'intervista a Jacopo Castagna, sì, che si chiama il nome d'arte sono Le Larve. Le Larve. Allora gli hanno chiesto proprio, dice, ma perché le larve? Lui ha dato una risposta molto intelligente, perché comunque la larva è sempre un animale in evoluzione, no? E quindi comunque è ancora, c'è un percorso da fare, quindi un lavoro da fare. Ma poi ha concluso in modo simpaticissimo. Aspetta un secondo, aspetta un attimo. I Beatles, I've Just Seen a Face, su Radio Cigliano e su Insta Radio, perché vi ricordo che siamo in diretta anche su Insta Radio, Radio Partner. Stavamo finendo un discorso nei fuori onda con Pasquale che diceva che è appena stato intervistato Jacopo Castagna proprio dalla testata regionale del TG3. E cosa ha detto Pasquale? Ha chiuso l'intervista dicendo, ma perché il nome d'arte Le Larve, ti chiami Jacopo Castagna? Questi sono animali in evoluzione, quindi mi piace questa idea, no, di un percorso, di un'evoluzione, di un miglioramento, no? E poi soprattutto dice, senza fare paragoni e con le debite proporzioni, è andato bene per i Beatles, perché non può andare bene per me. Ha ragione. Gli scarafaggi, le larve, quindi... Siamo lì, no? Noi italiani, i Beatles, beh, che bel nome. Forse agli inglesi sarà sembrato anche un po' denigratorio, magari all'inizio, prima che esplodessero nella loro esagerata verve musicale e tutto quello che hanno fatto. Ma infatti l'ha trovato Lennon il nome, l'ha voluto fare apposta, essendo un provocatore, capito? Il fatto di chiamarsi gli Scarafaggi, nello stesso tempo beat il tempo, è stato un gioco carino, un bel gioco di parole. Allora io vi chiedo di prendere la pagina 2 della scaletta, prendete la pagina 2 della scaletta, perché dobbiamo fare la domanda
per, sul doppiaggio. Adesso è un po' particolare questa domanda, ma sono sicuro che voi sarete tutti quanti molto bravi. Allora, che cosa succede? Il primo di voi che su WhatsApp al 328-7948-796 risponde a questa domanda vincerà una telefonata con i nostri amici Luca e Pasquale. Potrete interloquire in diretta? Forse no, perché mi si è scaricata la batteria. Adesso la prendo durante la domanda, la vado a prendere. Potrete parlare un attimo con i nostri amici. Allora, io vi do lo split in questa maniera. Prego, Pasquale, vai pure. Allora, nel film Cult del 1981, diretto da John Carpenter, 1997, Fuga da New York, appare un personaggio divenuto poi icona del cinema, l'antieroe interpretato da Kurt Russell e doppiato in Italia da Carlo Valli. Nella versione italiana scritta da Sergio Jacquier e diretta da Fede Arnaud, il personaggio interpretato da Russell si chiama Iena Plinskin. Come si chiama nella versione originale? 328-7948-796 è il WhatsApp per essere con noi e per dare la risposta. Il WhatsApp sta impazzendo, nel frattempo... Io avrei saputo rispondere. Pensa, io pure a questa, devo dire anch'io. Scusate, mi sono messo un'inquadratura de merda, ma sapete che cosa sto facendo? Sto cambiando la batteria all'ibrido telefonico, perché altrimenti non potevamo sentire i nostri amici, perché a volte le batterie ci fregano. 328-7948-796 e sarete in contatto con Luca e con... Pasquale. Nel frattempo, musica, visto che ha cominciato Luca, tocca a Pasquale. Che canzone metto? Che numero metto, Pasquale? Un attimo che torno indietro. Lo sapevo. Io, Pasquale. Allora, mettiamo la numero 1. La numero 1? Sì. Numero 1, perché l'hai portata, Pasquale? Allora, perché l'ho portata? Perché... innanzitutto avevo già fatto una trasmissione con te e avevo portato già tante cose che rappresentavano un po' dei passaggi della mia vita, e mi ricordo che insomma ci siamo soffermati a lungo anche sull'amicizia con Luca D'Affabio, insomma il suo terrazzo di Piazza del Popolo, eccetera. In contemporanea, mentre io frequentavo Luca, insomma ed ero amico di Luca, avevo anche un altro amico che ho tuttora, che si chiama Fabio Camilli, e questa canzone, c'era un altro terrazzo dalle parti di Piazza Bologna, io frequentavo terrazzi perché stavo in una mansarda senza balconi, quindi andavo a casa degli amici a frequentare terrazzi, e in questo terrazzo anche lui suonava la chitarra, e questa è una delle cose che facevamo. Era molto bella. Allora ce l'andiamo ad ascoltare, perché questo non è un pezzo, è un pezzone. Sei andato a prenderlo dal 1990, ma sentite che meraviglia. Sì. Sono gli Avion Travel e questa è Abbassando, in diretta su Radio Cigliano e su Insta Radio. Abbassando, abbassando, abbassando gli occhi. Che bella questa, sai che me l'ero completamente dimenticata, Pasquale, proprio, ma quando l'ho risentita. Sì, già. La cosa bella è che... L'hanno fatta anche in trio, l'hanno fatta sia con Gigliola Cinquetti, con Nada, l'hanno fatta un po' con tutti, è diventata una specie di cult. È vero, è vero. Tra l'altro la cosa bella è che... Allora, ti posso pregare di una cosa, dimmi. Perché io sto vedendo sempre tutto con metà a sinistra Luca e metà a destra noi. Dimmi. Puoi mettere la tua immagine... quella che mi fai vedere le foto, eccetera, sulla parte destra. Non posso, non posso farlo. Non posso farlo perché ho le inquadrature fisse, non ci riesco a farlo. Se ci riesco, lo faccio proprio in diretta. Appena ci riusciamo, lo faccio in diretta. Allora, io voglio chiedere a Luca il percorso per diventare attore. Ma qual è, Luca? Cioè, come è venuto fuori il... Tu hai un precedente, diciamo, più di uno. Quello è il fatto, Alessio. Io, cioè,
io sono un terza generazione, capito? Quindi cioè, in me è stato quasi automatico in un certo senso. Io ho avuto solo attori in casa da quando ero bambino, capito? Perché all'epoca poi soprattutto gli attori, col fatto che il teatro durava da settembre, si frequentavano solo fra di loro, non avevano altre amicizie come per esempio abbiamo noi. Io ho tanti amici che non fanno gli attori. I miei genitori avevano solo amici che facevano gli attori, per dire. Quindi alla fine mi è venuto naturale e spontaneo farlo. Quindi è un discorso a parte. Io invece ammiro molto, non so, Pasquale o anche Rocco, come il nostro amico Rocco, che sono partiti da una città dove non avevano nessun appiglio con il teatro, con queste cose qua, sono arrivati a Roma e sono riusciti a fare una bella carriera. Ecco, sicuramente sono più lodevoli loro di me, che per carità mi sono guadagnato bene quello che ho fatto, però sicuramente ho avuto la strada molto, molto facilitata. Diciamo che avevi una strada che sapevi che era davanti a te, era già lastricata forse questa strada, e quindi l'hai imboccata, però insomma qualcuno deve avere qualcosa dentro, no? Anche da esprimere, perché altrimenti non va. Diciamo che io, proprio il fatto che ho fatto l'attore perché era quasi naturale, a me la passione mi è venuta cantando, cioè mentre cominciavo a fare l'attore mi è sempre piaciuto di più, mi sono sempre più divertito, però diciamo non avevo inizialmente il cosiddetto sacro fuoco. Ah ok, ti è venuto mano a mano. Mi è venuto mano a mano, esattamente, lavorando. Però poi è venuto, perché poi io so che, e questo lo sa anche Pasquale, quando calchi quelle tavolacce di legno brutto, sconnesso a volte dei... Vero Pasquale? Poi non ci vuoi più scendere da quelle tavole. Assolutamente, infatti la cosa terribile della sofferenza adesso del teatro, ma la sofferenza del teatro in generale da più di una decina d'anni, purtroppo. I ragazzi vanno molto poco a teatro, il teatro è mal sovvenzionato, non c'è attenzione culturale, invece dovrebbe essere salvaguardato, perché è una grande cosa, cioè il rapporto con il pubblico, ma anche per il pubblico stesso avere il rapporto dal vivo con gli attori è tutta un'altra cosa. Vado a disannunciare il brano, poi voglio fare una bella domanda a Pasquale, ma nel frattempo sentite, sta già suonando il telefono perché ho già chiamato il vincitore. Avion Travel, abbassando in diretta su Radio Cigliano, e noi non abbassiamo assolutamente niente, anzi alziamo il volume, perché se ovviamente passo al secondo se non risponde, ma il vincitore ha risposto alla domanda e quindi ha diritto alla telefonata. Vediamo se squilla, mi sa di no, che non riusciamo a sentirlo, niente. E allora andiamo alla prossima telefonata. È il bello della diretta, no? Se non mi rispondono, che devo fare? Purtroppo non rispondono. Allora, vediamo un po' se riesco a trovare il primo. Mi ci metto un pochino. Guarda, l'ho trovato e lo chiamo adesso, perché la telefonata, il premio si deve esigere immediatamente, non si può esigere dopo un po'. Vediamo se squilla anche qua, squilla. È come le telefonate, vi ricordate quelli degli anni 80 delle trasmissioni? Pronto? Pronto, come stai? Sto bene, grazie Alessio. Buonasera a tutti. Buonasera, allora, chi sei, da dove chiami? Buonasera. Sono Andrea, chiamo da Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi. È bella la Puglia, com'è il tempo là? Se muore di caldo, com'è? Fresco? No, è abbastanza fresco, devo ammettere. È fresco, vabbè, questo ci piace. Ultimi giorni poi c'è stato, diciamo, il tempo è stato abbastanza mite. E allora questo ci piace veramente. Tra l'altro, a me piace anche far vedere ai miei amici ospiti con chi stanno parlando. Eccolo qua, questo è Andrea, quindi possiamo parlare direttamente anche con la sua fotografia. Allora Andrea, però per essere precisi, tu ci devi dire come si chiamava in originale Jena Pliskin. Snake Plissken. E tra l'altro credo che sia stato fatto per un adattamento di labiale, cioè stava meglio su Snake, stava meglio Iena di Serpente, che aveva che aveva una labiale serpe, non sarebbe stato bene. Credo che sia stato un adattamento che ha sconvolto tutto, perché lui c'ha anche un tatuaggio da qualche parte col serpente, però insomma è andata così quando i doppiaggi erano creativi. Allora Andrea, qui hai Luca Dal Fabbro e Pasquale Anselmo, due pezzi da 90.000, non da 90. Che cosa gli vuoi chiedere? Ma intanto volevo chiedere a Luca Dal Fabbro, diciamo, un piccolo sforzo di memoria.
per ricordare la direzione, diciamo, di due film molto, per me molto particolari. Il primo è Scream 2 e il secondo è un film particolare di un regista che mi fa venire il mal di testa ogni volta che guardo un suo film, ed è David Lynch. Sto parlando di Strade Perdute. E, aspetta, di Strade Perdute volevo ricordare una vostra bravissima collega, anche scomparsa prematuramente, che è Antonella Rendina. Spero di non pronunciare male il cognome. No, la pronunci bene. E invece a Pasquale Anselmo volevo chiedere un ricordo della lavorazione della saga di Trainspotting, dove ha doppiato stupendamente Robert Carlyle. Allora, cominciamo con Pasquale, perché è caduta la linea di Luca. Sto chiamando Luca, quindi gli dovrei rifare la domanda, ma nel frattempo... Infatti stavo non c'è problema. Stavo mettendo sul telefono perché non riuscivo a... A rientrare. È che io... Devi attivare il video, Luca, perché il video è disattivato. Nel frattempo, Pasquale, vai tu. Sì, è stata una bellissima esperienza, ti ringrazio di questa domanda, di questo ricordo, anche se poi i team direzionali erano due. Nel primo c'era Francesco Vairano e nel secondo, dopo 20-25 adesso non mi ricordo, era Massimiliano Alto. Però insomma, logicamente nella prima versione erano altri tempi, quindi abbiamo doppiato insieme, eravamo in tanti a Leggio, facevamo le prove insieme e poi incidevamo separati. Nell'ultima versione logicamente abbiamo recitato da soli, però con una grandissima attenzione, perché Massimiliano da questo punto di vista non ha niente da invidiare a nessuno, secondo me, e quindi una grandissima attenzione alla recitazione. Io in particolare, il mio personaggio in particolare, mi ha fatto impazzire, perché proprio a livello fisico, perché riproponevano alcuni fotogrammi e la scena famosa dell'incazzatura del numero uno, solo che io avevo 25 anni di meno, e quindi anche una capacità vocale, una capacità anche di incoscienza di spaccarmi la voce. Ricordo che nella prima lavorazione incisi al terzo turno di venerdì, quindi poi avevo sabato e domenica di riposo, incisi questa scena e rimasi senza voce fino a martedì. Poi, che è una cosa che succede spesso quando abbiamo il film lungo e abbiamo le scene urlate, ce le facciamo sempre mettere di venerdì sera, che siamo sdrumati perché la settimana ci ha provato e siamo con tante parole dette, però almeno se ti dai una toccatina alle corde vocali c'hai sabato e domenica per rimetterle a posto. Senti Andrea, Luca non ha sentito la tua domanda, quindi gliela devi rifare. Ah sì, grazie. Sarò brevissimo. Chiedevo un ricordo della direzione di Scream 2 e di Strade Perdute. Sì. Mi chiedi un ricordo di Strade Perdute. Allora, Strade Perdute, più che altro mi sono divertito come un pazzo, perché siccome ho fatto i dialoghi e praticamente era un film dove dicevano una parola ogni 20-25 minuti. Bellissimo. È stato meraviglioso, perché siccome a noi ci pagano al rullo, capito? Quindi sia che parlano che non parlano è stupendo. Meraviglioso. Quindi l'ho amato da morire quel film. Il film, lui è un pazzo scatenato, però il film c'ha delle atmosfere pazzesche. Però mi sono divertito molto, cioè, mi sono divertito molto, devo dire, anche perché c'avevo un bel cast, ho riuscito a mettere insieme un bel cast, una bella esperienza. Scream 2, il primo Scream l'aveva fatto Carlo Alli e io ho fatto Scream 2. Io è un genere che detesto, odio l'horror, io come in televisione c'è qualche cosa giro immediatamente. Però mi sono divertito, anche perché fra le altre cose lì c'è un bel ricordo, nel senso che lì nacque la storia d'amore tra Alessandra Grado e Roberto Draghetti, e allora è un ricordo che c'ho sempre, perché mi ricordo che gli feci fare una scena di due ragazzi innamorati al Leggio e da lì nacque, insomma, loro cominciarono da lì. Vabbè, niente, questo mi ricordo, questo ti posso dire. Un bacio veramente a Roberto e un bacio ad Alessandra anche. Andrea,
aneddoti del doppiaggio che escono fuori, e questa è Dopo Cena Con e ci fa piacere essere qui. Noi ti facciamo tanti auguri a te e a tutti quanti, i primi, perché ne faremo altri, ma auguri di Buon Natale, perché questa è l'ultima puntata prima della pausa natalizia. Noi si torna qui al giovedì il 14 di gennaio, e nel frattempo continua a sentire Radio Cigliano, perché tra le vacanze potrebbe succedere qualcosa, potrebbero esserci delle sorprese. Continua a seguire, continuate a seguire Radio Cigliano. Grazie Andrea, un abbraccio. Buon Natale a voi, e continua a seguire Radio Cigliano come ho sempre fatto. Grazie mille, grazie Andrea. Ciao, 21:37 in diretta su Radio Cigliano e su Insta Radio e su Facebook, Twitch e Twitter. Dopo cena con Luca Dal Fabbro e Pasquale Anselmo. E tocca a Luca parlarmi del suo secondo pezzo. Quale monto, Luca? Quale metto? Allora, il numero 4. Lo vedo ed è pronto, ma tu perché l'hai portato questa sera? Perché questo forse è il pezzo che mi è rimasto più nel cuore in tutta la mia adolescenza, e me lo porto appresso tuttora, per esempio, alla chitarra. Ogni tanto mi metto lì e me lo faccio, perché secondo me è una delle più belle canzoni che siano mai state scritte. È veramente molto bella, lo sai, è una canzone che io, pensa, non l'avevo, non sapevo chi fossero. E questa è stata una delle prime canzoni che, quando è nato Shazam, che adesso se metti il telefonino vicino alla cassa e ti dice chi sono, no? I Procolarum, e dissi, i Procolarum chi sono? E poi mi sono andato a scoprire, ho capito chi sono e mi sono fatto tutta la discografia. Secondo pezzo di Luca Dal Fabbro questa sera su Radio Cigliano e su Insta Radio a Dopo Cena Con, sono i Procolarum con A Winter Shade of Pale. A Whiter Shade of Pale, la pronuncio sempre male, vabbè. Che dobbiamo fare? Senza luce dei DC. Cioè, tutte senza canzoni moderne ho messo, capito? Canzoni proprio uscite adesso. Beh, devo dire, è stata tradotta, no? È stata tradotta in italiano dai Dick Dick. Dai Dick Dick. Ha spento già la luce. Eh sì, esattamente. All'epoca se ne facevano. All'epoca si traduceva tutto, hanno tutti cantato, da Morandi a Celentano, Nada, tutti hanno cantato, Mina. Era proprio... altro che. Altro che, assolutamente. Tutti. Senti un po', Pasquale, stavamo parlando di queste tavolacce del palcoscenico, che quando ci metti il piede e senti questo scricchiolio sotto i piedi la prima volta, poi lo vuoi sentire, diventa quasi una droga, vero? Che cos'è il teatro? Guarda, per quanto ci riguarda, perché io penso che ormai abbiamo chiarito l'arcano e si è svelato questo mistero di Pulcinella, io e Luca siamo legatissimi, per cui insomma non è un caso che siamo diciamo quasi fratelli. E la nostra amicizia, la nostra fratellanza, esatto, la nostra amicizia, la nostra fratellanza è nata sul palcoscenico, quindi figurati come ci sono legato io alle tavole del palcoscenico. E noi due in particolare abbiamo partecipato a 3 spettacoli, 2 da soli, io e lui, il primo, il terzo, che poi sarebbe il primo della nostra carriera, della mia carriera. Lui aveva già debuttato anni prima. Era uno spettacolo dello Stabile di Trieste che si chiamava L'Affare d'Anton, e lì ci siamo conosciuti, come ti ho detto già nell'altra trasmissione, quindi mi ripeto ancora una volta, ci siamo conosciuti in 4, io, Dal Fabbro, Pannofino e Mario Maranzana. Questo per quanto riguarda il doppiaggio, perché poi invece c'è Luca Di Fulvio, che è un altro nostro amico, un altro attore, che adesso è diventato scrittore, ma insomma poi però forse ne parleremo, insomma, guarda, parliamone subito, perché guarda, casualmente ho qui una copertina casualmente ho una copertina qui, non so com'è possibile. Luca Di Fulvio, La ballata della città eterna, questo è l'ultimo che è uscito, questo qua, esattamente l'ultimo che è uscito, ed è il nostro orgoglio come amico, perché insomma, nonostante abbia frequentato la Silvio D'Amico, nonostante abbiamo condiviso parecchie avventure in teatro, uno di quei 3 spettacoli in cui eravamo io e Luca in scena è stato scritto dall'altro Luca, quindi insomma abbiamo condiviso tutto. Tutte e condividiamo tutti gli spettacoli che abbiamo fatti sono stati scritti dall'altro Luca. Aspettatemi un secondo, aspettatemi un secondo.
diciamolo bene, a whiter shade of pale, perché winter shade of pale è così, a whiter shade of pale. Procolarum, siamo andati a ripescarli nel 1967. Questo è uno dei pezzi che ancora oggi Luca Dal Fabbro strimpella con la chitarra. Quindi, se volete avere un insight, dite: ma che fa Luca Dal Fabbro quando sta a casa, quando non lavora, per esempio? Ecco, lui strimpella e io ho assistito a Luca con la chitarra. Strimpellamento. Vabbè, strimpellamento no, sei bravo. Però ho assistito a Luca con la chitarra, che è una cosa bellissima, perché poi tante cose abbiamo fatto, tante cose abbiamo detto, ma poi alla fine, anche se poi ci frequentiamo poco e ci perdiamo di vista, perché queste maledette colonne separate ci separano in una maniera pazzesca, però ragazzi, è sempre poi bello. Poi adesso addirittura che ci sono le convocazioni a orario, tu vieni alle 9:20, tu vieni alle 10:40, non ci si vede proprio più praticamente. No, è un disastro, siamo completamente da soli. Dicevi? Non ho capito. Bisogna sanificare purtroppo. Certo. E poi ricordatevi che quando io scrivo sanificare sul iPhone, me lo corregge sempre in santificare, sempre, tutte le volte. Come se ci fosse un'acqua santa che viene buttata improvvisamente. Allora, ho bisogno... Noi dei santi a sopportare tutto questo. Questo è vero. Vabbè ragazzi, è una prova tosta, ma è una prova che supereremo. Mentre invece adesso io voglio far superare a Pasquale la prova del suo secondo brano. Quale carico, Pasquale? Allora, andando un po', diciamo... a ritroso nel tempo, mi piacerebbe sentire il numero 2. E il numero 2 sarà, perché l'hai portato, Pasquale? Perché anche questo è legato a un periodo della mia vita, è stato il viaggio e la partecipazione a un film che ho fatto a Cuba, a La Habana, e lì questo spirito che c'era poi nel disco Buena Vista Social Club l'ho potuto toccare con mano, quindi è un po' un ricordo di quell'esperienza che è stata straordinaria. E questo pezzo in particolare lo trovo molto poetico, molto, molto bello, anche molto un po' malinconico, insomma, come un po' lo spirito dei cubani, fra malinconia e fiesta totale tutto il giorno, no? Sì, infatti. Mi piacerebbe anche, io di solito ogni tanto faccio qualche recital in cui recito delle cose, e anche questa in spagnolo mi piacerebbe recitarla. Metterla in mezzo, ce l'andiamo a sentire tutti quanti insieme? Andiamocela a sentire tutti insieme. Allora, i Buena Vista Social Club, o Buena Vista Social Club come volete chiamarli, questa è Dos Gardenias in diretta su Radio Cigliano e Insta Radio. Dos gardenias para ti. Ah, senti come attacca. Senti come attacca, che meraviglia, bellissimo veramente. Grande, grande. Guardalo, subito è partito. Queste sono musiche che ti fanno proprio andare. Ti fanno andare, veramente. Ma allora, Luca, la domanda sorge spontanea, ma un mondo senza musica? Scusa, Luca, ho bisogno di prendere alcune cose, perché come avete visto al collegamento sono andato velocissimo, quindi avevo tutte le cose dall'altra vai parte. Tranquillo, mi assento un vai secondo tranquillo che... ci mettiamo io e Luca. Okay. Allora Luca, la musica è una parte della vita, è un qualcosa che si può dimenticare, che cos'è? Allora, la musica ti accompagna tutta la vita, normalmente ognuno di noi legato dei momenti particolari belli della propria vita ha legato anche un momento musicale, spesso e volentieri, soprattutto per esempio l'amore, poi è la cosa più classica di tutte, insomma, però anche a esperienze di vita, tante volte belle serate con amici, e poi soprattutto la musica ti rasserena, ti tranquillizza. Diciamo che purtroppo io ne ascoltavo tantissima, adesso devo dire ne ascolto meno, mentre per esempio io sono stato, quando sono l'avvento delle radio private che hanno cominciato finalmente, che mettevano solo musica, io sono stato felicissimo. Adesso invece prediligo spesso, per esempio, alla radio, che io ascolto molto le trasmissioni parlate. Sì, però sarà un fatto di età. Vabbè, però anche comunque perché la musica
poi ti dico, io quando per esempio se sono un po' incazzato, cose di questo genere, mi metto la chitarra e mi passa. Vedi? Mi faccio 3-4 pezzi alla chitarra e mi passa, per esempio. Quindi è uno sfogo anche la musica. È uno sfogo importante, e quindi è una parte, uno sfogo, un tutt'uno che non può andar via. Pasquale, anche per te la musica è una parte fondamentale della tua vita e della tua giornata, magari? Sì, decisamente. Questo soprattutto prima di avere questo tipo di impegni di lavoro. Prima ne sentivo tantissima, un po' meno, però moltissima musica classica, mi piace moltissimo. Quindi quando posso dal vivo, ma spesso qui dall'impianto di casa. Io adesso disannuncio il disco e andiamo con la clip misteriosa, ma tra un po' voglio introdurre il discorso della sospensione degli spettacoli, anche dei concerti che c'è in questo momento, che insomma merita un piccolo nostro approfondimento. Vado a disannunciare il disco, poi pagina 2 della scaletta. Buena Vista Social Club, Dos Gardenias, questo è il secondo brano che Pasquale Anselmo ha portato oggi a Dopocena Con. Quindi se possiamo fare un piccolo riassunto, siamo partiti con gli Avion Travel, quindi Pasquale, quindi un momento di anche convivialità, per amicizia eccetera eccetera, e poi siamo andati a questo film che ti ha portato a Cuba e che ti ha fatto conoscere il respiro dei cubani e la loro maniera di essere. Questo è un po' il senso della scaletta fino ad ora. Sì, esatto. Un film che si chiamava Facciamo Fiesta di Angelo Longoni con il mio amico Blas Rocarei e con Alessandro Gassman e Marco Tognazzi. Quindi sono stato lì una ventina di giorni a L'Avana e questo un po' era il ricordo. Insomma, di L'Avana mi ricordo tante cose, una in particolare strepitosa è che ho ballato la salsa nel Palacio della Salsa, che è il locale più grande, insomma, di L'Avana, il più famoso, e l'orchestra davanti a me dal vivo mentre io ballavo era quella di Manolin, il medico della salsa, uno dei più grandi salseri di Cuba. Questo è come quando vai a New York, entri in un locale e trovi che ci sono i Manhattan Transfer che suonano, è la stessa cosa praticamente, no? Esattamente la stessa cosa. Senti un po', prima della clip misteriosa, qui c'è Tiziano che dice che tu sei stato doppiato da Amendola nel tuo primo film dell'86 con Robert Powell. È vero? Esatto, è verissimo. Perché questo film, che si chiamava e si chiama Laggiù nella giungla, era il mio primo film in assoluto. Avevo fatto una piccolissima partecipazione nella messa finita di Nanni Moretti, però era quasi a livello di passata, diciamo. Questo è stato il mio primo film, l'ho girato in Venezuela, e questo film prevedeva una storia fantastica in cui i componenti, diciamo, di una gita in un pullman sulla Roma L'Aquila, sai quelle gite che ti mettono la pubblicità nella posta, dove poi ti faranno la dimostrazione delle pentole eccetera eccetera, venderti le cose, e in questa gita praticamente niente, buca questo pullman, buca, e questi 9 personaggi di questa gita si sporgono da un ponte perché sono attirati da un fiore particolare, cadono in questo fiume da questo ponte, e sotto la Roma L'Aquila c'è, per un motivo fantastico di fantascienza, per un polline particolare, una piccola giungla. Quindi nel momento in cui i personaggi cadono da sto ponte e si buttano dentro sto fiume, appena escono dal fiume, che sono in questo fantastico giungla, sono doppiati dai personaggi, i doppiatori famosi dei B-movie degli anni 60, quindi anche con quelle intonazioni là, tipo maledette sanguisughe, sai, queste cose un po' così. E quindi io sono doppiato da Ferruccio Amendola, che è stato un grandissimo onore, però diciamo che le prime 2 battute del film l'ho dette con la voce mia, dopodiché sono stato doppiato da Ferruccio. Pensa
non facevo ancora il doppiatore. Pensa come tutto torna. È vero, tutto torna. Alla fine tutto torna. Allora, qui ci sono dei complimenti che leggerò anche per Luca, la direzione dell'ultimo dei Moicani, la direzione dei Tre Moschettieri. Sasha... ho preso un premio con quel film. Sì, infatti lo dice, lo dice. Meritatamente premiato, dice. Quindi sanno tutto di te. Cioè, sono come, è come l'Agenzia delle Entrate, sanno tutto di te, Luca. È incredibile. Allora, pagina 2 della scaletta, la clip è misteriosa. Intanto ditemi chi inizia, chi vuole iniziare per primo. Vado io? Vai tu, Luca. Allora, che cosa hanno fatto i nostri amici? Mi hanno portato una clip. Da dove è tratta? Da un film, da un telefilm? Io non lo so, cioè lo so ma non ve lo posso dire, ovviamente. Voi dovrete indovinarlo. E che cosa vincerete? Vincerete una loro fotografia che vi sarà mandata sul vostro WhatsApp alla fine della trasmissione. Quindi mi raccomando, non levate l'audio al vostro WhatsApp. Allora, Luca, guarda, io devo cambiarti basetta, ti devo mettere la basetta della storia della clip misteriosa e ti annuncio in questa maniera. Signore e signori, questa, ricordati, quasi il narratore di un documentario, quindi dritta. Signore e signori, la clip misteriosa di Luca Dal Fabbro. Devi stare attento a trasmettere solo musica normale, non quella roba scatenata. I musicisti ben accetti qui sono Xavier Cugart, Polanca, Mantovani, Percy Faith, va bene, Andy Williams, Perry Como e certe ballate del signor Sinatra. Bob Dylan è molto, molto, molto fuori posto. L'ex vice P Richard Nixon arriva questa settimana e se ti dovesse capitare di parlare con lui, ti prego di essere compito e stringato in ogni momento. E questa è la clip misteriosa. Si è scatenato WhatsApp veramente. Questa è la clip misteriosa di Luca Dal Fabbro. E adesso, subito, immediatamente, tiri a zero la base, perché hai diritto alla base pulita anche tu, Pasquale. Andiamo ad ascoltare la clip misteriosa di Pasquale Anselmo. La sua lettera, mi avevate promesso che un giorno avrei potuto leggerla. Lo voglio. Oggi sì. Roxanne, addio, vado a morire, credo per questa sera, o mio ben prediletto. Greve ho l'anima ancora di un amor mai detto, e vi vorrei gridare, vi grido, addio mia cara, mia prediletta, mio tesoro, amor mio. L'anima mia giammai non vi lasciò un secondo, e io sono e sarò anche nell'altro mondo colui che sopra tutti vi amò senza misura. E questa è la clip misteriosa di Pasquale Anselmo. Le risposte solo al 3287948796. Mi raccomando, tutti gli altri mezzi non saranno tenuti in considerazione. Votate. Pasquale è difficile. Quella di Pasquale è difficilissima, però ha detto un nome, Roxanne. Chissà se questo nome potrebbe, possissime aiutare. Allora, intanto noi dobbiamo mettere il terzo pezzo di Luca, vero? Sì, il terzo pezzo di Luca dobbiamo mettere. Quale mettiamo? Numero uno. Perché Luca? Allora, questo perché mi ricorda, ecco, il famoso discorso delle canzoni legate non solo ad amore ma anche altre cose. Questo mi ricorda un periodo bellissimo quando mi mandarono ad aprire Radio Luna Gaeta. Io avevo già aperto Radio Luna a Roma e mi mandarono ad aprire Radio Luna a Gaeta. E sono stato 6 mesi meravigliosi, perché il padrone di questa radio a Gaeta aveva una barca. Quindi noi spesso, io lavoravo un po' in radio, però spesso uscivamo in barca, facevamo dei giri stupendi. Insomma, sono stati 6 mesi meravigliosi, per questo, e questa canzone mi ricorda quel periodo. E allora andiamo a prendere questa barca e andiamo al largo di Gaeta insieme a Luca Dal Fabbro. 1966, Bob Dylan, I Want You, in diretta su Radio Cigliano e ovviamente in contemporanea su Instaradio. Che è un po' una canzone, un on the road questa, vero? Guarda Pasquale, subito Pasquale ha preso il mood, il flow, si è subito messo a ballare immediatamente. Allora, bravi. Hanno indovinato? Sì, hanno indovinato tutti. Io mi devo segnare chi sono perché altrimenti me li perdo. Mi devo segnare.
Perfetto, sono stati bravi perché i nostri amici, io come dico sempre, avete bisogno per limaglie, che ne so, di sapere che cosa avete doppiato? Lo chiedete ai nostri amici in rete, vi fanno il curriculum fino alle mutande, capito? Sta cosa... No, no, è pazzesco. Vanno detto c'è delle Sara, cose... una ragazza con la quale io sono in contatto, che sa tutto di me. Io ogni tanto le chiedo, ma questo quando l'ho fatto, che cos'è per dirti, capito? Sì, è incredibile. No, sono incredibili. Dicevi, Pasquale? Anche Antonio Genna stesso ha cominciato così. Esattamente, anche Antonio Genna ha cominciato così. Però, allora, Luca, ma secondo te un doppiatore deve essere un uomo del mistero, che, di cui non si conosce la faccia, ma si sente solo la voce spalmata sui personaggi che interpreta, o può essere sotto i riflettori? Tu che ne dici? Allora, una volta era così. Diciamo, una volta il doppiaggio nessuno sapeva chi fossero i doppiatori. I doppiatori erano solo delle voci e basta. Poi c'è stata l'esplosione, improvvisamente c'è stata l'esplosione che tutti quanti volevano conoscere, giustamente, perché come mi ricordo una volta quando Steve Buscemi volle che andassi alla prima di un suo film e mi disse, perché tu sei il 50% di me, cioè in Italia tu rappresenti il mio 50%, e quindi tutto sommato posso capire, e sia anche giusto tutto sommato che vengano in qualche modo riconosciuti, diciamo così, messi sotto i riflettori, anche perché ti incuriosisce, ma che faccia ci avrà questo? Cioè tu, per esempio, dei personaggi che senti alla radio, io personaggi che sento alla radio prima non lo potevo fare, io adesso vado su internet e che faccia c'ha questo qua, fammi vedere. Quindi trovo giustissimo, trovo una cosa molto carina, tutto qua, basta. Pasquale, abbiamo 20 altro dirvi non può. Pasquale, abbiamo 10 secondi, secondo te? Secondo me è giusto, perché secondo me chi fa il doppiatore fa l'attore, quindi perché non dovrebbe apparire? Giustamente, c'hai ragionissima. Vado a disannunciare sto pezzo da 90 a Bob Dylan e poi diamo a Cesare vabbè, avete capito. Io stasera sono completamente dislessico, non riesco a parlare. Era Bob Dylan con I Want You dal 1966 ed è il terzo pezzo che Luca Dal Fabbro porta oggi alla vostra attenzione, alla vostra sensibilità qui a Dopo Cena Con. Allora, tanti amici hanno risposto, qualcuno ha sbagliato, per esempio per Pasquale, pensa, qualcuno ha detto che poteva essere l'ultimo dei Templari, no, non ha azzeccato, non è, capito? Non è stato bravo. Mentre invece qualcuno per Luca diceva le Iene. Hai capito? Però invece qualcuno ha indovinato e questo è importante. Allora, per quanto riguarda Luca, da che film era tratta quella clip? Lo devo dire io adesso? Lo devi dire tu. Good Morning Vietnam. Mamma mia. Allora, ci sono 4 film. Quando ti dicono, ma tu quali 4 film avresti voluto fare che non ti è capitato di doppiare nella vita? Ecco, uno era quello per me. Uno era quello, veramente. Non ci ho fatto niente. Mi sarebbe piaciuto. E tu sei stato... Ma eri piccolo. Ero piccolino, Beh, insomma, che era? 85, 84, che era? Non so. 85 mi pare. 85? C'avevo già 20 anni, però. Eri piccolino. A 20 anni si fanno i 16-17 anni. È vero. No? Adesso non più, perché ci rompono il cazzo pure su sta cosa qui. Vero, attenzione, ci rompono i coglioni pure su sta cosa qui. Però speriamo che passi presto, perché è una stronzata di livello incredibile. E non è una stronzata, invece, che Luca Dal Fabbro ha fatto un capolavoro su Good Morning Vietnam. Sentite un po'. Devi stare attento a trasmettere solo musica normale, non quella roba scatenata. I musicisti ben accetti qui sono Xavier Cugat, Polanka, Mantovani, Percy Faith, va bene, Andy Williams, Perry Como e certe ballate del signor Sinatra. Bob Dylan è fuori posto. Molto, molto, molto fuori posto. In Siberia. L'ex vice PM Richard Nixon arriva questa settimana. Se ti dovesse capitare di parlare con lui, ti prego di essere compito e stringato in ogni momento. Il se vi dovesse è meraviglioso, è una cosa spettacolare. Che vocina! Però aspetta, qui è complice anche la trascrizione dal cinema al televisivo. Che c'è... Sì, perché poi c'è quel passaggio dai 24 a 25 fotogrammi che sembriamo un po' tutti Paperino. Adesso non c'è più, no? Però prima questo ci ammazzava. Però sì, Luca, parliamo di qualche anno fa, avevamo un po' tutti quanti la vocina, diciamo. Allora, chi l'ha vinto? L'ha vinto Luca
Luca da Savona. E Luca da Savona avrà la fotografia di Luca dal Fab. Luca la su città Luca. Della Giachero. Luca su Luca, vedi che meraviglia, eccezionale. Pasquale, guarda, hanno detto anche Ghost Rider, The Rock, Il Velo Dipinto, Al Di Là della Vita. Madonna, non lo so. Al Di Là della Vita, sì. Te lo ricordi? Ma magari sarà un Nicolas Cage che ti sfugge, chi può dirlo veramente? Ma il chi ha indovinato veramente, adesso me lo son perso, è Ettore. E tra l'altro io di Ettore ho anche una fotografia e ve lo posso far vedere con un bel paio d'occhiali. Grazie Ettore di aver indovinato. E Pasquale, da dove era tratta la tua clip? Da un film del 2019 che si chiama Cyrano Mon Amour ed è stato diretto dalla mia compagna d'accademia Monica Pariante. È un film che ho fatto a Milano ed è forse uno dei più importanti e più belli che ho fatto nella mia vita. Ti piace tanto, vero? Ci tenevi tantissimo. Ci tengo tanto perché comunque è un po' un ritorno, se vuoi anche solamente vocale, al teatro, perché recito dei versi di Cyrano de Bergerac, quindi allora, interpretando l'attore che lo ha recitato per la prima volta nel mondo. Allora, quegli anni. Guarda, io ne ho visto solo una parte per tirare giù la clip, ma ce l'ho lì, ok? È parcheggiato lì su Sky e adesso me lo vado a vedere perché mi ha incuriosito. Pubblicità, sì. Sì. Si può fare pubblicità. Sì, questa è la radio mia, faccio come cazzo mi pare, che mi frega. Allora, vi faccio sentire perché sono come San Tommaso, io le voglio sentire le vostre clip, voglio sentire quanto siete bravi. Sentite che cosa ha fatto Pasquale Anselmo. La sua lettera. Ma avevate promesso che un giorno avrei potuto leggerla. Lo voglio. Oggi sì. Roxanne, addio, vado a morire. Credo per questa sera, oh mio ben prediletto. Greve ho l'anima ancora di un amor non mai detto. E vi vorrei gridare, e vi grido, addio, mia cara, mia prediletta, mio tesoro, amor mio. L'anima mia giammai non vi lasciò un secondo, ed io sono e sarò anche nell'altro mondo, colui che sopra tutti vi amò senza misura. Ah, vabbè, questo, le prove d'attore, vero? Sono le prove d'attore queste. Devo dire che questo era un finale emozionante, che è il finale della commedia, ed è girato e montato mezzo dal vivo e mezzo in palcoscenico, quindi c'è questa commissione tra un vero chiostro di un convento con delle monache e poi il palcoscenico dove... Tra l'altro con un espediente registico che per giustificare una cosa che succedeva, la luce di questo esterno che poi diventa un interno va ad affievolirsi fino a simulare la luce dell'interno che poi ritroviamo nell'interno quando c'è il passaggio. Bellissimo, andatevelo a vedere, anche perché è un film fatto bene, e quando i film sono fatti bene, ma perché non andarli a vedere? È veramente una gran figata. 22.05, siete in diretta su Radio Cigliano e su Insta Radio e su Facebook, YouTube e Twitch, all'ascolto sulla radio, alla visione nei video di Dopo Cena con Pasquale Anselmo e Luca Dal Fabbro, due grandi amici che sono qui, ci stanno raccontando un po' di loro e piano piano li scopriamo anche attraverso le vostre c'è qualcuno che dice: ho sparato due titoli solo per essere letta da Alessio Cigliano che non mi leggeva, anche perché prima avevo detto degli altri titoli che non mi... quindi nella chat vedete Beatrice ha trovato una maniera per farsi leggere e per andare. Grande, bravissima. Io vi faccio vedere ancora qualche fotografia dei nostri amici. Lui è Gaetano e ci sta ascoltando con la cuffia, quindi ci sta ascoltando veramente bene, in maniera pulita e adamantina. Grazie per aver mandato il tuo controselfie al 328-7948-796. Lui è Alessandro invece, dalla provincia di Bologna, che fa sempre così e noi ci piace tanto. E ci piace tanto anche Paolo da Omegna, Lago d'Orta in Piemonte. Ho conosciuto questa località grazie a lui, non sapevo manco che esistesse. Vediamo se qualcun altro. No, ricordiamo ancora che in questo momento bisogna votare per, se volete ovviamente, ma insomma perché no, per il figlio di Ilaria Stagni che è
Jacopo Castagna, che in questo momento è su Rai 1 a Sanremo Giovani. E di Giuggi Castagna. Figlio anche di Giuggi. Poi gli assomiglia tantissimo a Giuggi. No, veramente. Tipo... gli ha strappato la faccia, è incredibile. Allora, stavamo parlando prima anche di Luca Di Fulvo, della ballata della Città Eterna, poi ci siamo interrotti nei fuori onda. E, due parole, Pasquale. Ma in due parole è proprio il personaggio, cioè è l'uomo a tutto tondo, cioè lui è un artista a tutto tondo, non solo recita benissimo, non solo anche dirige perché ha comunque una vena registica, ma poi disegna benissimo, fa dei fumetti incredibili, disegna scenografie e fa le altre cose. La differenza con uno scenografo vero e proprio è che lui le costruisce, perché oltre a essere tutto ciò è anche un ottimo manualista, diciamo, insomma, voglio dire, fa mobili a casa, fa delle cose incredibili con le mani, insomma, quindi un personaggio a tutto tondo, oltre che scrittore, è una persona a noi molto cara, insomma, uno dei nostri migliori amici, se non il migliore in assoluto. E, per questo, noi tre. E questo è il suo ultimo libro, vero, Luca? Questo è il suo ultimo libro, infatti. Io Luca lo chiamo il Ken Follett italiano, perché lui ha la stessa capacità di farti innamorare dei personaggi e soprattutto di spingerti ad andare avanti nella lettura, che pochi, cioè diciamo è un vero e proprio romanziere, in questo è proprio un romanziere. Sì, con Pasquale noi abbiamo, gli hai detto che poi è tua l'idea, abbiamo creato una piccola chat che si chiama Pasquale. Vabbè, come si chiama adesso, la chat? Dillo, Pasquale. Come si chiama? La chat si chiama Tre Cazzoni, va bene? Okay. E il simbolo è un bicchiere di vino. Vabbè, Tre Cazzoni davanti a un bicchiere di vino ci stanno benissimo, eh? Okay. È perfetto. Tre Cazzoni davanti a un bicchiere di vino ci stanno perfetti. Vabbè, e giustamente. Sentite un po', ma Luca Dal Fabbro, sei un uomo tecnologico o un uomo da carta e penna? Io adoro la carta e la penna, io da ragazzino facevo le collezioni di penne, io sono un uomo da carta e penna, passato purtroppo al tecnologico, perché a un certo punto, facendo anche molti adattamenti, scrivendo e cose di questo genere, alla fine uso il computer anch'io come tutti, ma come posso, io quando vedo una penna che mi piace come scrive, devo subito scrivere qualche cosa, è più forte. Io per esempio mi annoto le cose a penna, sai quando senti una frase che ti colpisce, quando un detto, una cosa così, io me l'annoto a penna, quello lo faccio sempre a penna, non l'annoto sul cellulare. Però noi vediamo che sotto in questo momento hai un cellulare, quindi comunque... Certo che ho un cellulare, sono costretto, Alessio, che devo è fare? È necessario! In questo mondo. Senti, purtroppo, invece... poi purtroppo un po' ne sono vittima anch'io, ragazzi, un po' che certo non sono malato, però... Facebook ci vado, scrivo, incazzo, cioè faccio tante cose anch'io. Ma invece, però non sono ultra tecnologico, assolutamente. Pasquale non è molto di più. Pasquale è super tecnologico invece, vero? No, nel senso che io sono d'accordo con Luca, perché anche Luca scrive. Io invece ancora, insomma, non ho esercitato questo dono, non so nemmeno se ce l'ho oppure no. Per cui io sono più un navigatore, lo uso per le cose normali, tipo pagare le tasse oppure per un minimo di e-commerce, no? Soprattutto sotto lockdown, quando non si poteva uscire, ma in linea di massima lo uso come navigatore, vado a vedere una mostra, una cosa, uno spettacolo, oppure vado a interessarmi di approfondire una cosa, insomma non ci scrivo molto col computer. Anzi, quasi mai. Ok, allora dobbiamo andare con il prossimo brano di Pasquale, il terzo brano di Pasquale. Che cosa mettiamo? Quale numero? Mettiamo il numero 5. Il numero 5, zompiamo. Perché l'hai portato, Pasquale? Perché è legato a una cosa, insomma, sempre un po' del passato, della gioventù, eccetera. Quando si facevano le segreterie telefoniche, no? E allora c'era questa cosa di inventarsi delle segreterie oppure mettere la musica, eccetera. Io mi ricordo che c'era
all'epoca, insomma, stiamo parlando di tanti anni fa, perché questo pezzo è del 95, quindi all'epoca ci fu una storia, insomma, un po' finita male. Allora misi sulla registrazione della segreteria un pezzo di questa canzone nel quale Zucchero diceva: non c'è più la mia amorosa e sono più leggero di una piuma. E questa misi nella segreteria. Un messaggio chiaro. Un messaggio chiaro, diciamo. Senti, andiamocelo ad ascoltare. Questo è un pezzo favoloso di Zucchero, che tutti lo chiamano Funky Tarro, invece si chiama Per colpa di chi? In diretta su Radio Cigliano è il terzo pezzo di Pasquale Anselmo, e anche in diretta su Insta Radio. Eccolo qua. Bello, ragazzi. Allora... no, questo pezzo è infarcito di citazioni, no? Perché dice: intanto zio Rufus, ed è Rufus Thomas, che fece un pezzo che si chiamava Funky Chicken, no? Quindi Funky Gallo. Quindi è pieno anche di citazioni di soul, rhythm and blues. Che è il mondo di Zucchero. Funky, il mondo di Zucchero, Funky Gallo. Io voglio salutare Roberto Martinelli, che si è collegato in questo momento. Ciao Roberto, grazie di essere con noi. Spero di vederti presto, veramente, in sala. Allora, vedo anche di vedere qualche messaggio. Vabbè, qua non saprei. Tu ti ricordi, Luca, ti chiede Lorenzo, se nel film Fargo dei Coen, dove tu doppi Buscemi, ti ricordi chi doppiava Peter Stormer? Chi era? Peter Stormer. Nei crediti c'è scritto Luca Biagini, ma non sembra la sua voce, dice Lorenzo. Che parte faceva? La parte di quello che stava con me un po' scemo? Adesso glielo chiediamo, magari. Lorenzo, se ci lo sai dire, magari approfondiamo meglio con Luca. La mia ignoranza è crassa. Vabbè. Allora... Comunque sì, se era quello era Luca Biagini. Okay. Cioè Luca Biagini faceva una parte, gli altri erano... C'era l'Antonella Giannini, poi c'era Mino Caprio che faceva... quell'attore che poi spesso ho fatto anch'io, Macy si chiama, sì, mi sembra, sì, un nome di questo genere, che spesso ho fatto anch'io, perfino faceva Mino, e questi erano più o meno i personaggi. Poi c'ero io che, con questo umore, questo grosso, questo un po' stupidone, che faceva Luca. Mentre invece per Pasquale mi chiedono: ma alla fine com'è doppiare Nicolas Cage? Beh sì, divertente, perché comunque lui non fa mai una cosa, diciamo così, il minimo sindacale, è sempre un po' sopra le righe, quindi ogni tanto è divertente andargli dietro. Delle volte urla troppo, delle volte fa molte caccole, quindi molti vizi, molte cose, però in linea di massima è un piacere, perché poi comunque... Io ne ho fatti tanti, perché lui ne fa tanti. Tantissimi. Avendoci dei problemi con i soldi. Esatto. Aspetta un secondo. Per colpa di chi, Zucchero, terzo pezzo di Pasquale Anselmo a dopo cena con questa sera. Io stasera, meno male che c'è Natale, perché sono completamente dislessico. Enrico aveva fatto una domanda a Pasquale: com'era doppiare Nicolas Cage? Ha detto che tra le mille facce e magari qualche urlo, ogni tanto che gli scappa qualche urlo un po' spropositato, mentre sotto Luca diceva a bassa voce un sacco di sordi, diceva però di com'è, insomma, alla fine è piacevole doppiarlo, perché comunque stavo dicendo, il fatto che lui abbia dei problemi col fisco, e quindi è costretto comunque a partecipare a moltissimi film, alcuni sono spazzatura e sono fatti apposta per avere un cachet, eccetera, e pagare le rate all'agenzia delle entrate. Altri invece, nel corso della carriera, io ne ho doppiati più di 70, quindi in altri film ho avuto dei rapporti facendo i provini con registi, signori registi, insomma, basta citare
Scorsese, John Woo, Oliver Stone, insomma, voglio dire, il fior fior dei registi mondiali. Lui ha lavorato con tutti. Poi fa anche ultimamente e soprattutto delle cazzate tremende, ma finché fa l'attore ed è in vita, io gli sono grato e la mia famiglia gli è grata. Assolutamente. Ricordiamoci che noi facciamo l'arte, ci spertichiamo, facciamo delle cose, scaviamo, eccetera, eccetera, però per noi questo è un lavoro. Esattamente, ci portiamo i soldi a casa con questo lavoro. E questo è importante ricordarlo, perché poi invece tutti quanti ci dicono: beh, ma tu dai, che fai? Vai a parlare al microfono? No, vado a fare un lavoro che ha la dignità di lavoro, deve essere messo con dignità di lavoro. È un lavoro divertente, sicuramente privilegiato, su questo non ci sono dubbi, però sempre lavoro, sempre del lavoro, sì, si tratta, cioè, su questo non c'è dubbio. Torniamo a casa stanchi. Che nel nostro mestiere, hai fatto tre turni, stai 9 ore in piedi e parli per 9 ore. Eh sì, vai Pasquale. Però nel lavoro della recitazione, il fatto, il professionista si distingue dal dilettante proprio per questo, cioè perché vive del suo lavoro, della sua professione, tutto l'anno, tutti gli anni. Io lo dico sempre agli allievi quando mi chiedono, no, come si fa a fare qualcosa. Io dico che per fare qualcosa nel mondo dello spettacolo siamo buoni tutti, almeno una cosa nella vita la possiamo fare nel mondo dello spettacolo, no? Una. Il problema fondamentale è la continuità, e farne tante, farlo per tutti gli anni, per tutto l'anno, di modo che diventi un mezzo di sostentamento e diventi una professione. Questa è la differenza fondamentale. Assolutamente d'accordo con te, il salto fra dilettante e professionista, praticamente, semplicemente quello. Terza pagina della scaletta è il momento della storia del doppiaggio. Allora, sul filo della puntata precedente, nella quale con Monica Ward e Angelo Maggi abbiamo parlato di come era difficile all'inizio parlare proprio di scuola di doppiaggio, ma per carità non se ne sarebbe mai parlato. Poi nell'85 un po' apripista fu la scuola Diz e poi ce ne sono state tante. E andiamo avanti parlando proprio di questo, perché questa puntata si chiama Le scuole del doppiaggio. Allora io vado a vedere i miei amici. Siete Luca, mettiti un pochino più centrale nell'inquadratura, perché altrimenti ti perdo. Dall'altra parte ricordati che è speculare sempre. Però messo a scatti, mi vedo. Ti vedo anch'io a scatti. Fermato? Non so perché ti sei fermato, ma l'audio c'è. Però vorrei non averti a scatti, sì, almeno per la storia del doppiaggio. Mi sembra che adesso ci siamo. Eccolo. Ora ci siamo, perfetto. Eccolo. E allora Vai. Io vado a caricare la basetta giusta, perché poi farò un montatone di questa storia del doppiaggio e saremo tutti quanti insieme. Signore e signori, comincia Luca. Questa è l'undicesima puntata della storia del doppiaggio, che si intitola Le scuole di doppiaggio. Sul filo della puntata precedente, e prima di riprendere le argomentazioni riguardanti la storia dell'ottava arte, è necessario puntualizzare che già dai primi anni '80 qualche lungimirante doppiatore istituì scuole di doppiaggio, dove ai soliti insegnamenti delle scuole di recitazione si affiancarono corsi di tecnica del doppiaggio, potenziando notevolmente quelli relativi all'addizione e all'emissione della voce. Il primo corso, con il diretto coinvolgimento della Regione Lazio, nacque grazie all'iniziativa dell'attore, doppiatore e direttore di doppiaggio Renato Izzo, che mise a disposizione la sua esperienza trentennale nel campo della recitazione e le sue non comuni capacità imprenditoriali. Anche l'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico e il Centro Sperimentale di Cinematografia istituirono un corso di doppiaggio, affidandone la direzione a un altro grande, Mario Maldesi, direttore prediletto dai più grandi registi italiani, che gli affidavano i loro film nell'ultima fase della post-sincronizzazione. A tal proposito, dedicheremo una puntata a Federico Fellini e al suo rapporto con il doppiaggio e con Maldesi, che spesso chiamava ad insegnare nei suoi corsi il doppiatore per eccellenza, Giancarlo Giannini.
è importante mettere in risalto l'aspetto didattico del doppiaggio. Anticamente si arrivava in sala dopo aver studiato sul campo, recitando in teatro e frequentando per anni le sale di sincronizzazione. Oggi è più difficile imparare a prestare la voce direttamente dall'esperienza teatrale, radiofonica o andando nelle sale di sincronizzazione, dove è sempre più difficile entrare. Inoltre, non si troverebbero i maestri di un tempo per due motivi. Nelle sale si doppia da soli in colonne separate e i tempi di permanenza nelle stesse si sono notevolmente ridotti. In poche parole, non si può più rubare il mestiere a chi è esperto. Ragazzi, questo è un problema grave, secondo me, per i giovani di oggi. Posso dirlo, Luca? Cioè, io... Assolutamente. Sì, quando io sono entrato in sala, sì, perché, devi dire. Perché io sono entrato in sala un giorno, anche perché l'hai citato adesso, io vengo dalla scuola sul campo di Maldesi. È stato lui che mi ha scoperto, che mi ha fatto fare il doppiatore. Io ricordo uno dei primi che ho visto doppiare è stato proprio Luca Dal Fabbro. Io ero piccolino, avevo 16-17 anni e vidi Luca e mi ricordo che stetti là a rubare il mestiere bonariamente, per dirla, rubare nel senso per fare mia la sua arte, insomma. E oggi come si fa, Luca? Come si fa? Anch'io ho fatto la stessa cosa come te, Anch'io sono stato in sala a sentire quelli che doppiavano, i grossi attori. E adesso l'unico mezzo è quello di queste scuole di doppiaggio che in un certo modo avvicinano maggiormente poi tutte le persone che insegnano, sono tutte le persone, attori professionisti di grossa fama, quindi è l'unico modo ormai è quello, a meno che piano piano non si ritorni a un clima più sereno, forse chissà dopo il Covid, a poter far assistere, non so, una due persone ogni tanto in sala mentre uno fa un turno. Solo che sai cos'è il discorso? Che adesso i tempi sono talmente brevi, talmente concisi, talmente stretti. Io mi ricordo, insomma, passava l'anello, si sentiva, poi si faceva un primo passaggio, si faceva una prova sul sonoro, poi piano piano si metteva a muto, poi a un certo punto il direttore si diceva, va bene, adesso possiamo provare, e si cominciava a provare. Il direttore diceva, va bene, adesso possiamo incidere, si incideva una, due, tre, quattro, a volte anche 20 volte. Quindi chi era lì a osservare, a guardare, aveva tutta la possibilità di capire il mestiere sia attraverso quello che diceva il direttore agli attori, sia da quello che poi riuscivano a dare al microfono gli attori. Hai capito? E questo è il problema, insomma. Noi siamo stati fortunati, io soprattutto sono di una generazione fortunatissima da questo punto di vista, perché ho visto veramente tutti quelli che erano più grandi, quelli che hanno fatto un po' la storia del doppiaggio degli anni 50, 60, degli anni là, insomma. Io sono nato, io mi ricordo da ragazzo, ho fatto non so quante volte era uscito i film, quelli del karate. Sì, quando i ragazzi ci chiamavano per fare mentre loro facevano le parti, dicevano le battute, no? Però i duelli li facevano fare a noi. Praticamente eravate le comparse del doppiaggio. Esattamente. gli stuntman del doppiaggio. Io devo dire, io ho il brusio, ecco, per esempio a fare... Purtroppo oramai si fanno sempre meno, ma al brusio io ho imparato tantissimo, perché al brusio impari a non vergognarti, sì. Perché tante volte arrivi al leggio che la voce un po', sei emozionato i primi turni, no? Ti trema un po' la voce. Il leggio, siccome siamo in tanti, tutti quanti insieme, si vergogna meno, capito? Anche perché l'unione fa la forza in un certo senso, no? E quindi quando arrivi al leggio, dopo aver fatto tanti turni di brusio, sei più tranquillo, più rilassato. Tranne quella volta che qualcuno dice una cosa sbagliata e il direttore da dietro dice: chi è quello stronzo che ha detto ok in un film in costume del 1500? Ed ero io. Ero io. Questo è successo a tutti. Questo è successo a tutti adesso. Dai, è normale, bellissima questa cosa. Sì. È un piccolo aneddoto. Quarto brano di Pasquale. Quale metto? Il 3 o il 4?
aspetta, devo risalire alla scaletta che ce l'ho qua davanti. Recupera, 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 recupera la scaletta. Io ho perso la penna, pensate. Il 4, perché Pasquale? Perché come si può vedere dall'anno di pubblicazione, che è il 2015, siamo usciti un po' dagli anni 90 e tutto quello che avevo costruito in questi 20 anni, no? Forse mi sono uno dei il rammarico principale forse di essermi preso troppo sul serio. Allora questa canzone fa al caso mio, ecco, dice addirittura mi piacerebbe poter guardare indietro senza fare sul serio. Ecco, questa è una delle cose che mi ha colpito molto di questa canzone. La dietrologia che ogni tanto farebbe bene un po' a tutti quanti, tornare indietro, tornare... Ma tra l'altro questo ne parleremo più tardi perché avrò una domanda specifica per voi. Nel frattempo andiamo nel 2015 con questo brano di Malika Ayan che state ascoltando, il quarto portato da Pasquale Anselmo in diretta su Radio Cigliano e su Insta Radio, senza fare sul serio. C'è chi aspetta un miracolo. Oh, bene, bene, abbiamo... Facciamo un bel percorso musicale questa sera, mi piace molto. Allora, io vi faccio vedere ancora un paio di fotografie dei nostri amici. Questo è Vincenzo che vi vede, vi circonda di locandine. Questo è il poster che ha fatto per Pasquale e ci sta una marea di Nicolas Cage, 211 rapine in corso, Solo per Vendetta, Il mistero delle pagine perdute, Rug il solitario, Agents of S.H.I.E.L.D., Atlantis, Pain and Gain, Training Day, Italian Job, veramente tanti amici e tante locandine di cui ti circonda. Mentre invece queste sono quelle di Luca. E abbiamo Le Iene, Armageddon, Cenerentola 2, e i Transformers, Monsters University, Il ritorno al bosco dei 100 acri, Cellular, Morto Stalin se ne fa un altro, Bad Boys. Queste sono le locandine che hai intorno a te. Ripeto, voi volete, avete bisogno. Poi loro sono bravi, io non sono bravo a fare niente di tutto questo, faccio dei collage orrendi, quindi è un film che ci appartiene a me e a Luca, perché in Con Air di Nicolas Cage c'è anche Buscemi, insomma, quindi siamo stati anche insieme. È vero! Insieme, assolutamente insieme. Giulio da Roma, attore anche lui, bloccato perché in questo momento il Covid ha chiuso tutti i teatri e quindi non si può fare... Ragazzi, brutta situazione, ma servono aiuti immediati, le maestranze, vero Pasquale? Sì, aiuti, ristori, subito, ma già c'era difficoltà prima del Covid, figurati adesso, cioè gli attori di teatro purtroppo, il teatro in generale purtroppo subisce dei soprusi quotidiani, giornalieri, insomma. Io so di colleghi che non vengono pagati da 3-4 anni, comuni che non pagano le compagnie, tutti i deficit di bilancio, però poi alla mazzetta le cose escono sempre. Questa è una cosa stranissima, cioè, questo paese secondo me produce talmente tanto reddito, perché è uno dei paesi più ricchi d'Europa, se non del mondo, rispetto alla popolazione, e purtroppo nessuno paga le tasse, per cui siamo sempre in deficit di qualcosa, sempre in debito di qualcosa. Se solo potessimo pagare tutti quanti le tasse, cioè saremmo un paese con attivi, con ricchezze. È un po' che ci inseguiamo. Passaggi, non fare cazzo. Esatto. Altro che. Vado a disannunciare il disco, dopodiché abbiamo qualche piccolo consiglio per i nostri amici che sono a casa. Ricordiamo che sono scambio di link perché su Radio Cigliano non c'è pubblicità pagata. Malika Ayan, senza fare sul serio, quarto brano del Qui Inquadrato. Ma se siete in radio non lo vedete, ma ve lo dico io che c'è, è qui davanti a me, sta inquadrato Pasquale Anselmo su Radio Cigliano. Devo farmi una bella pausa, ragazzi, perché sono completamente lesso. Ma insieme a Pasquale Anselmo c'è anche Luca Dal Fabbro, e non ce lo dimentichiamo, che è lì nel suo riquadro poverino, rosso. Poverino, povero piccolo. Poverino, lo so. Povero piccolo, veramente. Un altro, scusate. Un altro piccolo
contro selfie. Questo è di Carlo, che da Limone Piemonte, dove c'è una nevicata di metri. Guardate che bello. Bella! La conosci? No, bella. No, bella la neve. No, non bella conosco neve. Limone. Non conosco neanche io, non sono mai stato. Natalizio, lui è lì perché dovrebbe lavorare, purtroppo non può lavorare perché gli impianti sono chiusi e devo dire si sta godendo molto le piste, però vedi il problema dei ristori che si spalma su diverse categorie, non soltanto sugli attori in questo momento, ed è veramente da affrontare subito. Vi lascio un attimo in stand by perché è il momento di ricordare che dopo cena con è in diretta video anche sulla home page di voci.fm, la testata giornalistica italiana dedicata al mondo della voce. Per restare sempre aggiornati su radio, doppiaggio e uso della voce, basta cliccare su www.voci.fm o scaricare l'app gratuita per iOS e Android. E con voci.fm su Radio Cigliano c'è Voxil Voce Gola, l'integratore alimentare a base di risimo, l'alleato numero uno per mantenere e ritrovare tutta l'energia della nostra voce. Voxil Voce Gola è un prodotto dei laboratori Pier Fabre. 22:32 in diretta su Radio Cigliano, Luca Dal Fabbro e Pasquale Anselmo sono ospiti di Dopocena con amici miei carissimi, mi dovete perdonare, è una tassa, avete presente l'IRPEF? Ecco, da quella si può evadere più facilmente che da queste telefonate. Pronto, senti che roba, una tarantella è proprio quello che ci vuole a quest'ora della sera. Chi parla? Alessio. Sì. Alessio, amico mio. Giorgio, carissimo, come sono stai? Sono contento di essere qui di nuovo sulla tua radio. Grazie. Saluto il tuo fantasmagorico pubblico. Grazie. Pubblico intelligente che risponde ed è attento. Sì, sempre. E ovviamente gli ospiti, amici, grandissimi doppiatori. Luca Dal Fabbro. Eccolo qua. Voce fra le tante di Steve Buscemi. Eh sì, sì. Alessio, li conosci i Buscemi? Sono quelli vicino ai bucretini. Fatto una battuta, l'ironia è la mia vita. E poi i miei complimenti anche all'amico Pasquale Anselmo. Sì. Voce fra le tante di Nicolas Cage. Bravissimo. Amava il legno, sai, Alessio. E scusa, perché il legno? È Cage. È anche veloce. È una Cage. Quanti ne so. Sono una più brutta dell'altra. Alessio, sì? Taci. E ti pareva? Oggi vi parlerò di Alessio. Vuoi parlare di me? Sì, era il 1800. Ma quale 1800? Giorgio, io ho 54 anni. Portati male comunque, vabbè. Ma come vabbè? Ti ci metti anche tu? Alessio era un ragazzotto diligente, sì. Tranquillo, sì. Bravo, sì. Anche un po' secchioncello, sì. Se posso dirlo. Ma non è mica un demerito, a scuola ero bravo, e allora? Era calmissimo, dolcissimo, sì. Poi tutto questo terminava quando c'era la ricreazione. E allora? E allora? E allora non si capiva più un cazzo! Ma io non lo so se questo. Vedi la legge, moglie e bocca un compagno da prima pizzetta! Alessio, dottor Jekyll. No. E Mr. Trip. No, non sono d'accordo assolutamente, mi dispiace, non è assolutamente Alessio, così. Alessio, ammettilo, a te gli unici titoli che interessano non sono quelli di Coda. Ah, no? Ma l'unica Coda è quella alla Cinara. Smettila, dai, che mi fai venire fame così. E fatti due avvolgibili, come li chiami te. Sì, certo. Maestro, sono pronto. Sono qui. Sono per te. Dimmi tutto. Sì. Alessio San. Sì. Metti la cuffia. Eccola. Togli la cuffia. Eccola. Alessio. Ai. Che c'è, maestro? Che cos'è questo? Il saluto? È una tua cosa sul piede. No, Giorgio. Alessio. Sì. In questo dojo. Sì. Non si parla. No. In questo dojo. Sì. Non ci si lamenta. No. In questo dojo. Sì. Non si bagna. Ma come no? Hai svuotato il frigo. Non sei carino per niente. Io non lo so, veramente mi tratta malissimo. Io, Giorgio, ma che t'ho fatto di male? Vi ricordiamo che su Radio Cigliano le incursioni telefoniche di Giorgio Clonez sono interpretate e soprattutto scritte da Angelo Venezia. Ho ancora qualche piccolo consiglio per voi. Roba da doppiatori è un progetto di supporto, divulgazione e valorizzazione del mondo del doppiaggio, dal dialoghista al fonico all'assistente. Il loro obiettivo è dare voci alle voci,
voci anche oggi attraverso un innovativo servizio di D'Abril dedicato ai professionisti. Si tratta di un biglietto da visita a formato video per mostrare a committenti e associazioni e le proprie skill in supporto alla ridotta possibilità di fare provini a causa della pandemia. Sui loro social trovate come sempre interviste dirette e tanti contenuti di approfondimenti quotidiani. Voci Animate, un brand creato da James Garofalo, che è stato più volte direttore artistico in occasione di eventi legati al mondo del doppiaggio, agisce come intermediazione tra l'organizzazione dell'evento e gli ospiti, assumendone la totale gestione. Volete i doppiatori ai vostri eventi? Siete doppiatori e vi hanno invitati a un evento? www.vocianimate.it. Voci Animate ha prodotto anche un libro. Ci sono voci che fanno parte della vita di ognuno di noi. James Garofalo e Fabrizio Ponciroli hanno confezionato un viaggio nel tempo, chiacchierando con coloro che hanno reso immortali con la loro splendida voce i cartoni animati degli anni 70, 80 e 90 e personaggi come Actarus, Hiroshi, Pollon, Candy, Kenshiro e tantissimi altri. Disponibili attraverso un semplice QR code, più di 40 contributi audio di altrettanti doppiatori. Presto sarà lanciata una challenge presente all'interno del libro con in palio un bel premio. Seguite Voci Animate su Facebook o sul sito per sapere di più. Grazie a James, il libro mi è arrivato durante le vacanze, cercherò di leggerlo, speriamo di riuscirci. Ma voglio leggere anche il libro di Stefano Mondini, Hell's Kitchen, New York 1972. Un gruppo di persone si raduna di sera dal primo all'ultimo giorno d'estate su una terrazza. I motivi? Salvarsi dalla calura estiva e dalla solitudine. Padre Frank insieme a Marvin, DJ di una radio, saranno le loro guide con tutte le canzoni dell'epoca e le notizie che faranno scaturire discussioni importanti sulla vita. Alla fine, nessuno di loro sarà più la stessa persona che era prima di quell'estate, che è il titolo del libro, edito da Porto Seguro in tutte le librerie e gli e-store. Mentre, amici miei, roba da doppiatori ha preparato per voi, le chiamano reaction. Io ve la faccio vedere, questa è quella per Luca. Abbiamo Guillermo del Toro in Death Standing, dove faceva Deadman, Steve Buscemi in Le Iene Cani da Rapina, dove faceva Mr. Pink, e Ron Howard in American Graffiti, Steve Bolander. Allora, loro ti chiedono, ma quale di questi doppiaggi, quale di queste interpretazioni è stata la più difficile e quale quella che ti ha dato più soddisfazione, Luca? Bella domanda. Difficile da rispondere. Beh, dunque, Ron Howard, ero ragazzino, ero giovanissimo, ero molto emozionato che fosse una delle prime cose grosse che facevo. Quindi è passato un po' così come una meteora, in un certo senso. Ma sicuramente credo un film che è stato abbastanza, che mi ha dato molta soddisfazione, molto impegnativo, è stato un film di Buscemi, come sia come regista che come direttore, che però non ricordo il titolo, mannaggia, ti sfugge? Era un film, c'entrava qualcosa a che fare con Theo Van Gogh, non so per quale motivo mi ricordo questo fatto, ma non mi ricordo il titolo. E quello è stato comunque difficile. Doppiavo, e quello era un film abbastanza tosto, era molto, e quindi però è stato bene, molto interessante. E poi vabbè, Le Iene era un film talmente di rottura all'epoca. Noi, quando arrivò questo film, quando ce lo dettero, c'era questo filmetto, sai che però c'è Gianni, c'è tutto il filmetto, e quindi lo prendiamo quasi sotto gamba inizialmente, poi mentre lo facevamo ci siamo accorti di che bel film, che meraviglia che era, e quindi ci siamo divertiti molto. Però sicuramente quell'altro che ti dicevo, il film, che sicuramente qualcuno lo saprà, vedrai. Glielo chiediamo. Mentre per Pasquale, sempre roba da doppiatori, ti propone Bob Odenkirk in Better Call Saul Goodman, Nicolas Cage in Segnali dal Futuro, Jonathan Koestler, e Clark Gregg in Agents of S.H.I.E.L.D., Phil Coulson. Qual è quello più difficile e qual è quello più di soddisfazione? L'unico che racchiude tutte e due le cose è proprio di gran lunga, proprio distacco, per distacco è Bob Odenkirk in Better Call Saul, che è una serie che amo moltissimo, è lo spin-off di Breaking Bad, sì, diciamo, dove poi sono stato anche onorato di prendere un premio proprio per questa serie. È bello. Sono molto legato a questo personaggio, a questa lavorazione.
ti annuncio di aver fatto, di aver doppiato un film, questa volta di circuito, fra virgolette, andrà sulle piattaforme come tutti i film con i cinema chiusi, proprio con lui, protagonista, che si chiama Nobody, Nessuno. E vi invito a vederlo quando uscirà, penso gennaio. Febbraio. Riapriranno i cinema, ma comunque andrà sulle piattaforme. Sentite, io voglio fare gli auguri a un nostro amico che lavora all'Arena di Verona, in questo momento quindi è disoccupato perché l'arena è chiusa, perché ovviamente lui si chiama Ricky ed è il suo compleanno oggi, e allora Ricky, tanti auguri da parte nostra, da parte di tutta... Tanti auguri. Ti mandiamo anche l'applauso finto. Tantissimi auguri, Ricky. Evviva, l'applauso finto insieme al suo gattone. Arena di Verona, che meraviglia. Forza, dobbiamo essere forti, dobbiamo essere veramente forti, dobbiamo essere fortissimi. Allora, il quarto brano di chi? È mio! Il quarto brano mio! Il quarto brano tuo, Luca, sì, che qual è il tuo quarto brano? Il quarto brano mio è il numero 3. Il numero 3, perché l'hai portato? Oh, questo perché i Pink Floyd sono un po' nella mia anima completamente, e soprattutto questo pezzo, sai cos'è? Dark Side of the Moon, ce l'hai tutto in play, ha un testo talmente bello, sia dal punto di vista proprio dell'intensità delle parole e dei sentimenti di quello che esprime, che anche la liricità della parola, e questo è un pezzo che riguarda un po' l'uomo in generale, per questo l'ho messo, insomma, mi ha accompagnato spesso. Anche questo è un altro pezzo che faccio la chitarra. Questo è un pezzo da chitarra sicuramente, ma questo è un pezzo da storia della musica mondiale, è uno dei pezzi che te lo devi sempre portare in tasca, pure se io ascolto questo pezzo e dico, ma che stiamo scherzando, che siamo di un pezzo del 1973 che lo senti oggi ed è attualissimo, fenomenale, veramente eccezionale. Poi vabbè, i Pink Floyd sono stati nostri compagni un po' di tutto, ce l'abbiamo sempre avuti sotto come sottofondo e ce li siamo sempre portati dietro. Io ho un grande rammarico, quello di non essere riuscito ad andare a un loro concerto che doveva essere una cosa spettacolare, veramente coinvolgente, veramente bella, però insomma, chi non, nelle nuove generazioni, tanti giovani ci stanno ascoltando, io dico sempre, pigliate Genesis, Pink Floyd, pigliate i Police, prendete questi gruppi e andatevi ad ascoltare come base della vostra cultura musicale, perché non ce ne sono altri, non è possibile sospenderli. E allora il quarto pezzo, veramente d'accordo, il quarto pezzo di Luca Dal Fabbro è un pezzo cicciotto, sostanzioso, che ci andiamo ad ascoltare in contemporanea su Radio Cigliano e su Radio Insta Radio, la partner di Radio Cigliano, sono i Pink Floyd, da Dark Side of the Moon, questa è Time. guardali, e io lo devo abbassare, questa mi chiudono immediatamente, cioè, mi arrestano, mi arriva proprio la volante qua sotto e mi arresta direttamente. Per me i Pink sono i Beatles di Luca, diciamo. Sì, i Beatles, per me di Luca, Pink, è vero. Sono i Beatles di Luca. È vero assolutamente. Allora, senti Pasquale, ma tanti giovani vengono da me e mi scrivono e mi dicono, senti, ma io vorrei fare il doppiaggio senza però rompermi le palle sulle tavolacce del palcoscenico, o comunque mi piace il doppiaggio, non voglio fare recitazione, voglio fare doppiaggio nella vita mia direttamente. Secondo te è un passaggio che si può fare saltando completamente il teatro, la recitazione in generale? Ma guarda, secondo me, partiamo dal presupposto che secondo me no, però volendo si può fare, il problema fondamentale è il tempo. Riallacciandoci a prima al discorso che facevate sui giovani che non riescono a entrare nelle sale di doppiaggio, ci siamo resi conto che è un problema solo esclusivamente industriale ed economico, cioè si chiamano le persone che vanno più veloci, quelle brave che riescono anche a cambiare i dialoghi al volo, quelli che sono disponibili, quelli che riescono a tenere un personaggio per una serie di 20 puntate, quelli su cui puoi contare,
quelli su cui non puoi sbagliare mai. È logico che i ragazzi non avranno mai via d'uscita in questo mondo. È la stessa cosa per le scuole. Si può cominciare dal doppiaggio, ma ce vanno 15 anni. Certo. Perché strada facendo, nel corso delle lezioni del doppiaggio, ti devo insegnare anche che vuol dire... Cioè, non basta avere una dizione buona e una bella voce. La bella voce, poi, lo sappiamo, ce l'abbiamo tutti, no? Basta abbassare un po' il tono della voce, tutti, anche il portiere sotto casa mia. È vero. Quindi manca qualcosa, che è quello che dà la spinta alla recitazione. E poi se un direttore ti dice, scusa un attimo, me la fai meno sarcastica ma più sardonica, tu te giri e dici, eh? Nel senso, non sai dare un'alternativa a quello che ti chiede il direttore, capito? Questo lo sai fare solamente se hai fatto teatro, se hai fatto cinema, se hai studiato in una scuola riconosciuta come abbiamo fatto tutti. È vero. Secondo me, con l'esperienza puoi fare tutto. Io ho cominciato a fare il doppiaggio con Maldesi, ma è pur vero che per i primi 2 o 3 anni io lavoravo solo con Maldesi facendo 3-4 turni al mese. Quindi io i primi 2 anni di carriera non li considero nemmeno nel doppiaggio. Era un, come dire, un acclimatarsi, un prendere confidenza. Non li considero proprio nel mio curriculum. Hai ragione. E poi ricordiamoci che si impara sempre e che non si finisce mai di imparare, anche a una certa età è sempre una scoperta. Vado a disannunciare. Il brano poi continua, ovviamente, perché c'è tutta la parte strumentale qua che è meravigliosa. È un brano... ragazzi, sapete che adesso un brano mainstream, cioè un brano per la radio, deve durare 2 minuti e 50. Questo dura 7 minuti e 4 secondi. Cioè, vedete, ci sono tre brani in più praticamente in questo brano. È quadruplo. Adesso è pazzesco. Cioè, è tutto un po' l'era del cotto e mangiato, no? In questo momento. È tutto immediato. Video breve. Brevi, cose che vanno e che passano un minuto dopo. Non è troppo consumistico, Luca, tutto questo? Come lo vedi? Io lo vedo ultra consumistico, assolutamente. Io mi piacerebbe molto che si rallentassero un pochettino i tempi, anche perché, per esempio, ormai non si è, cioè, ma poi lo vedo anche su me stesso, cioè ormai fagocitiamo tutto. Per esempio, una cosa che mi spaventa è la memoria. Ormai non si esercita più la memoria, perché tu hai un dubbio, vai su internet e te lo risolvi subito. Quindi anche questo, cioè un attimo mettersi a pensare, mettersi a riflettere. E poi soprattutto questo fatto, poi anche l'apparato di internet. Tu, per esempio, non so, stai cercando una macchina, ti cominciano ad arrivare tutte le macchine, tutte le... È vero. Quelli che prendono le macchine, le case, le controcasse, ti comprano. Quindi è tutto sempre Amazon, per esempio, è tutta una corsa a comprare. Io, per esempio, vedo dei ragazzi, non so, stiamo facendo un turno, tanti ragazzi vedo lì un attimo che stanno col telefono, che stai facendo? Mi sono comprato un paio di scarpe. Dico, così, capito? Cioè, stanno al turno, stanno lavorando e si comprano un paio di scarpe su internet. Cioè, i giovani la vedono un po' così, ma è il loro mondo. Il discorso è difficile, cioè entrare in un mondo nel quale che noi abbiamo vissuto già da adulti non è semplice. Cioè, cercare di... Io attraverso un figlio già ho meccanismi per decifrare meglio qual è il loro percorso, e quindi, ma loro sono figli di questo, sono figli, sì, di è la loro, anche del consumismo. È la loro vita. Qualcuno avrebbe detto tempora o mores, no? Che adesso uno pensa che è una mora che passa per strada, le more che passano per strada, però qualcuno avrebbe detto così. Signore, ecco, e signori, il latino non lo insegna, cioè, no, il latino non lo vogliono più insegnare. Le mie figlie, hanno fatto lo scientifico con indirizzo informatico, quindi c'è più informatica e meno latino, e zero latino, anzi per niente. Quindi capisci come cambia il mondo. È il momento, anzi, oggi come oggi andrebbe più di moda o tempura o more. È vero, o tempura, visto quello che si mangia. Taccia che ti ha fatto Pasquale, ma questa io me la rivendo. Bella, o tempura o mores.
Allora, io voglio, qua stanno tutti quanti parlando di questo mondo un po' cambiato, è il momento però di tornare nel 1800, signori miei, perché? Che cosa è successo nel 1800? Che Proust era alla fine dell'Ottocento con una sua amica adolescente e questa gli sottopose delle domande tratte da una rivista inglese. Lui rispose, domande personali sul personale, rispose, mise via il tutto, lo riprese addirittura dopo 20 anni, senza leggere che cosa aveva detto all'epoca, rispose un'altra volta. E che cosa si accorse? Si accorse che quello che le risposte date 20 anni dopo erano diverse da quelle di 20 anni prima. Noi diremmo anche un po' grazie al, però all'epoca era forse una maniera un po' strana di vedere le cose, no? Perché si pensava che tutto fosse un po' più fisso, un po' più fermo, meno consumistico in questo caso. E allora io voglio riproporre a Luca Dal Fabbro e a Pasquale Anselmo il questionario di Proust. Devo caricare la basetta però perché avete diritto a un satì dannata che vi metto sotto. Poi ci rivediamo fra 20 anni e ci rifai la domanda. Guarda, te ne dico una, secondo me se ci rivediamo fra 20 giorni rischiamo di dire cose diverse tutti quanti. Potrebbe essere così. Potrebbe essere così. Anche domani stesso. Cioè, probabile. Ieri mi avevi detto così. È probabile. Allora vi ricordo che il format è botta e risposta, quindi senza argomentare, risposte secche. Chi vuole cominciare per primo? Tanto poi l'altro rifaccio. Va Luca. Ok. E allora, signore e signori, questo è il questionario di Proust per Luca Dal Fabbro e Pasquale Anselmo. Luca, il tratto principale del tuo carattere? La generosità. Pasquale, il tratto principale del tuo carattere? La curiosità. Pasquale, il tuo principale difetto? La permalosità. Luca, il tuo principale difetto? Anch'io potrei dire permalosità. Luca, la qualità che vorresti avere? La perspicacia. Pasquale, la qualità che vorresti avere? Saper suonare divinamente uno strumento. Pasquale, la tua occupazione preferita? La lettura o la visione. Luca, la tua occupazione preferita? Lettura. Luca, cosa detesti più di tutto? Le ingiustizie. Pasquale, cosa detesti più di tutto? Devo fare copia e incolla, l'ingiustizia. Pasquale, cosa ti fa piangere? Ultimamente parecchie cose, purtroppo. Luca, cosa ti fa piangere? Invecchiando tante cose. Luca, cosa ti fa ridere? Commedia. Pasquale, cosa ti fa ridere? Da quando l'ho conosciuta e ci sto insieme è moltissimo mia moglie. Pasquale, dov'eri nella tua vita precedente? Sicuramente nell'Ottocento. Luca, dov'eri nella tua vita precedente? Nella Grecia antica, la Grecia di Pericle. Luca, come percepisci il tempo che passa? Lo percepisco poco, me ne accorgo sempre dopo. Pasquale, come percepisci il tempo che passa? Sul mio corpo. Pasquale, cosa auguri al tuo peggior nemico? Di riuscire a vedere la luce. Luca, cosa auguri al tuo peggior nemico? Di risalire. Luca, quando hai provato una grande emozione? Questa è una domanda difficilissima. Tante, tante emozioni, non saprei. Pasquale, quando hai provato una grande emozione? Sicuramente per la scomparsa dei miei genitori. Pasquale, il tuo sogno di felicità? Giustizia sociale. Luca, il tuo sogno di felicità?
devo fare un coping con la giustizia sociale. Luca, il tuo colore preferito? Blu. Pasquale, il tuo colore preferito? Ne ho due perché sono della mia squadra del cuore, rosso-blu. Pasquale, cosa ti consiglieresti se ti incontrassi adolescente? Per certi versi un mezzo soggettone. Luca, cosa ti consiglieresti se ti incontrassi adolescente? Di riflettere di più. Perdonami, non volevo interrompere questo momento. Non avevo capito proprio la domanda. Ah, non l'avevi capita? Scusami, te la rifaccio. No. Cosa ti consiglieresti se ti incontrassi adolescente? Come ti considereresti se ti incontrassi adolescente? Cosa mi consiglierei? Sì. Fare esattamente quello che ho fatto fino a me. Luca, come vorresti morire? Nel sonno. Pasquale, come vorresti morire? Insieme a tanti. E questo era il questionario... Ma... fondato da tanti. Con tanta gente intorno, insomma. Esatto. Era il questionario di Proust per Luca Dal Fabbro e Pasquale Anselmo. Abbiamo passato la prova, dai, ce l'abbiamo fatta. Siamo usciti indenni dalla prova e questo è assolutamente importante. 22:57 su Radio Cigliano, su Insta Radio, su Facebook, YouTube e Twitch. C'è Dopo Cena con Luca Dal Fabbro e Pasquale Anselmo. Tocca al quinto pezzo di Luca, giusto? No, di Pasquale. Sì, c'è il 4 di Pasquale, non c'è stato, no? No, il quarto di Pasquale l'abbiamo passato, no? Sì, sì, ci abbiamo il quinto. Ah, ne abbiamo uno a testa. Vai Pasquale, qual è il tuo? Il mio è l'ultimo, quello che è rimasto. Il numero 3? No, scusa, il numero... Il numero 3, sì, il numero 3. Perché l'hai portato? Per una serie di motivi. Primo perché è in lingua spagnola, la metà è la metà in inglese, e quindi sono molto legato alla lingua, mi piace moltissimo. Secondo perché è un duetto, è uno dei due, oltre a Eros, è Tina Turner, che mi piace tantissimo, la sua voce graffiata, insomma, mi piace moltissimo. E terzo, e non ultimo nella lista, ma uno dei principali motivi, perché c'è un passaggio in cui si dice: come vedi, sono ancora in piedi. E questo lo voglio pensare come risposta a tutto quello che è successo nel 2020, compresa la scomparsa di Roberto. Assolutamente sì. Sono Tina Turner e Ramazzotti. Questa è Cosas de la Vida in diretta su Radio Cigliano. Sono umana situazione. Ma lo spagnolo è la tua seconda lingua, Pasquale? Giustamente. Perché quel film di cui parlavamo prima l'ho girato in Venezuela, poi ho girato un altro film a Cuba, poi sono stato a Madrid, all'Università di Madrid, a fare un seminario con Maranzana, poi sono stato a Barcellona, poi abbiamo vinto il Festival di San Sebastian con un cortometraggio, insomma, tutta una serie di legami importanti. Ci sono tanti legami importanti. Alessandro da Siracusa ci manda il suo controselfie con l'albero di Natale alle spalle. Grazie Alessandro, grazie di avercelo mandato. Oh, lui è il DJ della radio, Fabio Di Matteo, che oltre a farvi vedere come lavora, vi chiede anche se poi, dopo la diretta, domani, vi posso mandare un piccolo jingle per la radio da incidere col vostro telefonino, se è possibile. Tranquillo, perché appena abbiamo questa colonna separata, è una colonnona separata questa, non finisce più. Allora, Ignazio da Palermo, bella la bella Palermo, ma bello quello che fa Ignazio. Guardate, questo è il composite natalizio sull'albero di Natale. Lui, le palle dell'albero di Natale sono Nicolas Cage, Manu Bennett, Vincenzo Santorini, Jeff Fahey e Peter Benedict. Questi sono per Pasquale sull'albero di Natale. Mentre l'albero di Natale è lontano, ma per Luca Dal Fabbro c'è American Horror Story, e Guglielmo del Toro, Dennis Forrest, Steve Buscemi, questi, e Pimpi, ovviamente. Questi sono i ruoli con cui ti vede, da cui ti vede circondato.
la cosa che mi fa impazzire, sai cos'è? Che mettono tutti quanti, ha avuto un successo quell'attore, che quel regista, attore di cui io non ricordo il nome, e io ho doppiato in un gioco. Sì, in un gioco. Quello lì al centro, quello con gli occhiali da sonda e con la camicia rossa. Sì, Guillermo del Toro, che poi ha fatto tante cose. È che io l'ho doppiato in questo videogioco pazzesco e io non sapevo nulla, non conoscevo, sapevo invece tutti, ma come l'hai doppiato, ma come non sai che hai doppiato, a noi ci scoprono per delle cose che noi non ci ricordiamo per niente, cioè ci sono delle cose che vanno agli occhi di tutti, veramente. Finisco qui, lui da Trani, addio mio, non è possibile che mi sono scordato come ti chiami. Aspetta un attimo, lo vado a riprendere perché veramente oggi sto fuori completamente. Luigi da Trani. Bella Trani, ci sono stato quest'estate di passaggio. Bellissima, bellissima, cioè, veramente. La cattedrale splendida a Trani, la cattedrale di Trani è famosissima. Luigi da Trani, mentre Luigi Bosso, io sto sbagliando tutti i nomi. Vabbè, non viene niente, stasera sono completamente arrivato. Giuseppe Bosso fa questo composite per voi e fa una specie di storia a fumetti mettendo insieme le cose che avete doppiato. Vediamo se riesco ad arrivare alla fine. C'era Dennia Matullo, c'era addirittura, sì, Dennia, sì. Matullo, hai visto che tira fuori, che tirano fuori i nostri amici? Grandissimi. Loro sono Antonello e Annalisa. E questo invece, ciao, è Tommaso Moro, che ben conosciamo. Quella era la sigla. Pensa quando è arrivato sto controselfie. Ne ho ancora 50 da mettere. Spero di riuscirle a mettere stasera perché sto un po' latitando. Ma adesso preparatevi la quarta pagina della scaletta, perché c'è il brano di prosa. Yes. C'è il brano di prosa. E io vado a disannunciare il brano invece di Eros. Cosas della vita, Eros Ramazzotti con Tina Turner. È l'ultimo brano col quale abbiamo riscoperto un'altra volta, perché l'avevamo già fatto, ma la vena musicale, l'anima musicale di Pasquale Anselmo in diretta su Radio Cigliano a Dopo Cena Con. È il momento di affinare la prosa. Chiedo ai nostri amici e colleghi di portare in questo interminabile turno, come lo ha definito, finisce più, è una colonna, questo sono 500 euro ragazzi almeno, cioè mi devo proprio fare, minimo un bonifico mi devo fare stasera. Allora, 500 tutte sono, è vero, 500 righe tutte, 500 nette, attenzione, dobbiamo fare 500 nette, assolutamente. Niente, niente male. Non è male, non è male, una bella da casa, lo smart working applicato al doppiaggio. Allora, sono andato a scomodare, niente 1900, 1800, siamo nel VI secolo avanti Cristo e siamo approdati in Grecia con il grande drammaturgo e lirico greco Omero. Siamo con l'Odissea, l'incipit dell'Odissea, non è quella in versi perché non si capiva niente, è come l'ha detto Monica Ward l'altra volta, ma perché mi dai questa tortura? Non volevo dare ai miei amici la tortura di fare l'Odissea in versi perché è insopportabile, ma quella parafrasata in italiano, quindi vi do anche la basetta della prosa, eccola qua, signore e signori, questo è il brano di prosa, l'incipit dell'Odissea di Omero, letto da Luca Dal Fabbro e Pasquale Anselmo. Parlami, o musa, dell'uomo versatile scaltro che andò vagando tanto a lungo dopo che ebbe distrutto la sacra roccaforte di Troia. Egli vide le città di molti uomini e ne conobbe i costumi. Soffrì molte traversie in mare, cercando di salvare la sua vita e il ritorno dei compagni. Ma neppure così i compagni li salvò, sebbene lo desiderasse e volesse. Morirono per loro colpe e follie quegli insensati che mangiavano il sole interiore, e il Dio gli tolse il ritorno. Tali vicende dille anche a noi, o Dea figlia di Zeus, partendo da tutto qualunque della narrazione.
Allora, tutti gli altri eroi che erano scampati a una morte violenta se ne stavano a casa, erano sfuggiti alla guerra e al mare. Lui solo sospirava il ritorno in Roma. Lo tratteneva una ninfa sovrana, Calipso, la divina tra le dee, dentro grotte profonde, desiderando che le fosse marito per sempre. Ma quando venne il tempo, col girare degli anni, in cui gli dei destinarono per lui che ritornasse a casa in Itaca, nemmeno là doveva evitare travagli e prove, pur trovandosi fra i suoi cari. E gli dei ne avevano pietà a tutti, all'infuori di Posidone. Era adirato questi contro Odisseo, non gli dava tregua, fino al giorno che avesse messo piede sulla sua terra. Allora, io vi chiedo venia, ovviamente, perché i collegamenti sono stati quelli che sono stati. Io invito formalmente di nuovo Luca Dal Fabbro e Pasquale Anselmo qui in radio, seduti accanto a me, dove potremo abbracciarci e stringerci e mangiarci anche una cosa insieme. E che cavolo, prima di molto fare la diretta, volentieri. Ok? Per fare... Speriamo presto, Alessio. Speriamo veramente presto, perché purtroppo i collegamenti sono quello che sono, e tra l'altro c'è poco da fare, perché il problema, sapete qual è? Che tanta gente si sta collegando perché stanno tutti a casa, non possono uscire, non possono andare a fare il giovedì fuori, e quindi le linee sono quelle che sono. Vabbè, ma non ce ne importa niente, l'importante è essere stati qui. Ma io ho ancora da passare l'ultimo brano di Luca. Attenzione, Luca, perché l'hai portato? Oh, l'ho portato, e qui c'entra anche Pasquale, perché questo qui è il ricordo di forse una delle tournée più belle della mia vita, che è quella che poi ha citato anche prima Pasquale, dove eravamo io, lui, Pandolfino, Luca Di Fulvio, Maranzana. È stata un'esperienza bellissima e ci siamo divertiti e imbriacati tanto. Che bello. E allora sapete che dobbiamo fare? Andarla ad ascoltare subito questo pezzo, perché tra l'altro è un pezzo che ultimamente sto passando tantissimo in radio. Io, De Gregori ha avuto tanti bei pezzi, lo ricordiamo per una discografia veramente infinita, ma questo nel mio cuore, non lo so perché... È un po' come una vita da mediano di Ligabue, sono quei pezzi che attingono dal quotidiano e che però ti restano dentro. La leva calcistica della classe 68, in diretta su Radio Cigliano. Sole sul tetto dei palazzi in costruzione. Oh, che bella cosa, ragazzi, che bella, eccezionale. Senti un po', Luca... Logicamente io non l'ho messa, perché l'ho messa nell'altra trasmissione che ho fatto, certo, da solo. È certo, è certo. Allora... Qui ho parlato... ho parlato di tutto. Guardate, ci sono tanti amici, io spero di riuscire a mandare i loro controselfie, perché sono veramente tanti. Ci sta questo amico che si chiama Lorenzo, che mi ha detto che non può essere qua stasera, ma voleva farvi vedere, dice: ti prego, mettilo. Ha fatto una composizione mettendo la vostra faccia insieme a quella degli attori che doppiate. Guarda che roba, una specie di mostri, ma insomma belli, dai. È stato bello, bravo, è stato bravissimo. Vabbè, poi te li mando Pasquale. Guarda che belli. Allora, questo invece è Alessandro, anche lui ci teneva, ne ha fatti due, ma non ce la faccio a mandarli tutti e due. Questi sono un disegno che ha fatto. Lui si nasconde, ma non nasconderti, anche se vuoi far vedere i disegni, perché è bello farsi vedere su Radio Cigliano, è bello essere a viso scoperto, un po' come facciamo noi, che ci mettiamo la faccia, no? Noi siamo qui e ci mettiamo la faccia. Allora, vediamo se sbaglio i nomi. Michele da Ancona, che ha il libro Voci animate di James Garofalo in mano, quindi l'ha comprato, gli è arrivato, ordinatelo anche voi, può essere un bel regalo di Natale. Ci stanno tante belle cose da fare con le voci dei doppiatori che sono conservate lì dentro. Lui è Matteo, io spero di non sbagliare i nomi perché l'ho scritti al volo, spero veramente di non sbagliare i nomi, e credo che stia guardandoci su Twitch, credo, però guarda, non lo so. Sì, hai capito? E guarda che sembro uno dei Village People qua, non so che cacchio di ferma immagine è un po' tremendo, ma non importa, è bello farsi vedere anche in questi casi. Ricordo di nuovo che... Ricordo che in questo momento c'è Jacopo Castagna su Rai 1, Sanremo Giovani, Le Larve, votatelo, e è una preghiera che mi chiede di estendere a voi Ilaria Stagni.
poi è bravo, è stato anche qua in televisione, le sue canzoni sono proprio belle, quindi perché non votarle? È anche un bravo doppiatore. Esattamente, bravo doppiatore. Esattamente. Ma allora chiedo, Luca Dal Fabbro, mare o montagna? Mare, sempre solo mare. Pasquale Anselmo, mare o montagna? Mare tutta la vita. Pasquale, primi o secondi a Magnà? Primi. Primi? Luca, primi o secondi? Sono cazzi, eh? Primi. Primi. E allora Luca, se primo deve essere, qual è il primo per eccellenza? Spaghetti con vongole e cozze. Pasquale, il tuo primo per eccellenza invece? La pasta china, la pasta al forno che faceva mia madre con le polpettine. Vabbè, mi hai fatto... salame. Ma hai aperto un buco nello stomaco grosso così. Sappi che mi hai aperto un buco nello stomaco eccezionale. Vado a disannunciare il disco. La leva calcistica della classe 68, Francesco De Gregori, ultimo pezzo che Luca Dal Fabbro ha presentato in questa bellissima trasmissione che rifaremo dal vivo, la rifaremo tutti insieme qui nello studio, o meglio a casa mia, mi piace dirlo, e questa è casa mia, ma è dove mi piace ospitare i miei colleghi, i miei amici per fare la radio. E io ho ancora tanti controselfie da far vedere, ragazzi, ma pure stasera... Quanto ci abbiamo? Ci abbiamo poco perché siamo in chiusura. Allora, Matteo dice: stavolta i bimbi sono a nanna e io mi gusto questa bella trasmissione. Noi siamo contenti perché i figli sono piezze cuore e core, come dicono a Napoli. Ma quando devi guardare una trasmissione via telefonino, è meglio guardarla che i figli sono a letto. E questo sicuramente. Grazie, Matteo. Grazie veramente. Auguri a tutti. Tanti auguri veramente ci fanno di buon Natale. Tante My Name is Earl qua ricordano un doppiaggio spettacolare di Pasquale, veramente. E Luca Dal Fabbro in un'anima da allora Dennis O'Hare in American Horror Story. Ci ricordano questi due personaggi. Splendido quell'attore, mi piace moltissimo. Veramente splendido. Tanti, tanti amici. Vediamo se ho ancora qualche fotografia. Io sto vedendo se trovo i cappuccini, perché di solito ci stanno. Allora, Francesco da Barletta. Sapete perché lo mando in onda? Perché è un nostro ascoltatore e lo merita. Ma perché Francesco da Barletta, sapete che cosa fa? Fa l'infermiere. Sapete quelli che adesso si stanno facendo un culo pazzesco? E allora... Grazie Francesco di essere qua con noi. Grazie veramente. Grazie del tuo lavoro a nome di tutti e per tutti quanti. Io ho un amico, il fratello di Alessandro Bianconi, che è in terapia intensiva, quindi sappiamo bene di che cosa si parla in questo momento. Lui invece è Marco da Canicattì, che ci l'altra volta ci ha anche mandato un selfie natalizio, adesso ce l'ha mandato più normale. Grazie Marco, stiamo un po'... Ciao Marco! Saliamo e scendiamo dallo stivale. Andiamo dal nord al sud, tanti che ci ascoltano. Allora, aspetta un attimo che qua ci sono tante, veramente sono tanti. Mi dicono un saluto da Lorenzo da Torino e noi facciamo vedere anche Lorenzo da Torino, eccolo qua. Mi dicono perché non te prendi un fonico che sarebbe utilissimo in questi casi. Però, io non ci riesco, devo fare tutto da solo. Perché non ti prendi un fonico Torino, me la rivendo sempre. Io normalmente andavo a Torino a passare il Natale, quest'anno invece lo passiamo a Roma. A Roma? Di solito dove lo passi? Eh sì, perché tutta la famiglia di Cinzia, della madre di mio figlio, è di Torino, sono torinesi. E quindi noi in Natale spesso andavamo, anche perché io praticamente famiglia non ce l'ho più. Certo. Quindi per far fare a Paolo un Natale bello, così festoso, pieno di altri bimbi e cose, nonni, bimbi, andavamo a Torino, invece quest'anno. Quest'anno dobbiamo stare a Roma, ci rifaremo. Il Capodanno e il Natale si faranno in un altro momento, li spostiamo semplicemente, è un delay, li stiamo spostando leggermente. Allora, guardate che bella questa ragazza, Simonetta da Verona, che ci ha mandato il controselfie al 328.
3899-487-9486. Questo era in macchina, probabilmente non è proprio attualissimo, ma mi piace mandarlo, come mi piace mandare il contro selfie di Francesco. C'è la mascherina, però, sì, c'ha la mascherina, assolutamente. E anche il contro selfie di Francesco. Tanti ragazzi, tanti giovani che si avvicinano a noi, ed è una cosa che io non pensavo, perché sai, il doppiaggio è particolare, è strano, è una cosa che non tutti quanti conoscono e frequentano, però tanti giovani invece lo fanno. Pasquale, ti ricordi della serie Cover Affairs? Sì. Facevi un personaggio e la tua alter ego femminile era doppiata da Federica De Bortoli, ci dice il nostro amico Lorenzo, che ci sta seguendo, eccolo qua, mandiamo anche il suo controselfie. Sì, vabbè, e ragazzi. Federica, che è una delle più brave colleghe. Eh sì, assolutamente sì. Eccolo qua. Federica, che a Barbara, sua sorella, insomma, due numeri uno. Grazie mille, ne mancano 9, ragazzi, abbiamo quasi fatto. Un premio per il doppiaggio organizzato da un Voci Animate, sì, e ce lo dice James Garofalo, che è lo scrittore del libro che abbiamo visto, Voci Animate, eccolo qui, ha già pronto il premio, ce l'ha proprio in mano, l'ha già fatto stampare praticamente, fatto creare, chissà se è così, ma ci piace ricordarlo. Sembra quasi una nicchia alata, sembra quasi. Bellissima, infatti, mentre invece eravamo a Torino e ci spostiamo nella provincia di Lecce, c'è Enrico che ci manda i suoi saluti. Abbiamo letto una sua domanda all'inizio della trasmissione. Grazie Enrico di essere con noi. Ho finito, ce l'abbiamo fatta probabilmente. Un salutone a tutti da Alessandra e Alessandra Carletto si chiama, e dice: quindi è un po' come se il signor Dal Fabbro avesse doppiato anche me nella pubblicità dei Sofficini. grande signor Dal Fabbro, poi mi ha chiamato. Sì, ci sembra strano a noi quando ci chiamano il signor Cigliano e il signor Dal Fabbro. Sì. Prima vi avevo detto che stavamo in Svizzera, andiamo un po' più su per cortesia, andiamo in Danimarca, andiamo a Copenaghen, e lui ci sta seguendo dalla Danimarca in questo momento, da Copenaghen, e ti ringraziamo veramente, Yuri. Mentre Giuseppe dice: Luca, hai doppiato Bruno Zanin nel ruolo del brigatista Gallinari in Il Caso Moro, e sei stato tu a doppiarlo, te lo ricordi? Stai parlando a me o a Pasquale? A Luca. E a te. Ah, può essere. Vabbè. Può essere. Zanin è quello di Amarcord, no? Credo, sì, mi sembra di sì. Perché dice... Sì. Perché l'ho anche doppiato in un altro film che aveva fatto, cioè La vita di Dino Campana. L'avevo doppiato anche là. E te l'ha chiesto? Sì. Te l'ha chiesto Giuseppe da Genova. Stiamo completando veramente. Bravissimo, sì. Ragazzi, sì. Non scappa niente, sappiatelo, non scappa assolutamente niente. Ora che ascolto Luca Dal Fabbro, scopro con gioia che sta parlando un pompiere della caserma 51, il mio preferito, Chicago questo, Fire. Questo lo faccio adesso, quindi me lo ricordo. Quindi te lo ricordi. Lei però non si firma, vabbè, non si è firmata, ma la salutiamo lo stesso, anche perché merita di essere vista e salutata, assolutamente. Ciao, grazie di essere ciao, con noi. Ciao. Ho l'ultima, credo di avere l'ultima fotografia, vediamo se è vero. Da Viterbo, contro selfie di Sara, che mi dice: Alessio, non ti dimenticare di me. E io non mi dimentico di te, anche perché... La piccola Sara, eccola qua. Grande. Sara. Oh, siamo riusciti a mandare in onda tutti i contro selfie. Io fra un po' me lo farò veramente il fonico, perché impazzisco. Io devo disannunciare la puntata, poi vi devo dare la sola di giornata. Non abbiate paura, non fa male, non punge, ma serve a divertirci tutti quanti insieme. Però adesso è il momento di chiudere questa puntata. Avete ascoltato Dopo Cena Con, un programma di Alessio Cigliano, che ha condotto in studio con la gradita partecipazione di Luca Dal Fabbro e Pasquale Anselmo. Le telefonate di Giorgio Clonez sono scritte e interpretate da Angelo Venezia e montate da Fabio Di Matteo. La storia del doppiaggio è scritta da Gerardo Di Cola. Alla grafica Lillo Carpino, ai video Gabriele Scarcelli, con la collaborazione pro bono di Voxil e Voce Gola. Ringraziamo la radio partner Insta Radio, che ha condiviso la diretta. Ringraziamo anche Voci.fm, che metterà
metterà a disposizione il podcast della puntata e Roba da Doppiatori, che pubblicherà sulla sua pagina Facebook una sintesi della serata. Il giovedì prossimo non c'è, è la vigilia di Natale, facciamo, mangiamo, il cenone non ce lo toglie assolutamente nessuno, perché Dopo Cena Con torna giovedì 14 gennaio, sempre qui il giovedì alle 21 su Radio Cigliano. Mentre martedì alle 22 chiudiamo con lo staff di Radio Cigliano, Alessio Cigliano, Alessandro Bianconi, Tiziana Guida, Marco Lorenzetti e forse qualche incursione di qualcun altro dello staff, per chiudere, per ringraziarvi di questa prima tranche della nostra stagione 2020-2021, e Dopo Cena, se prima eravamo in due, tornerà ovviamente martedì 12 gennaio, quindi save the date, ricordatevi. Io voglio ringraziare Luca Dal Fabbro e Pasquale Anselmo per essere stati qui con me, perché mi avete rallegrato la serata, con tutto che sono cotto, stracotto, sembra uno stufato di quelli del nord, sai, quelli belli, tosti, che però si spappolano tutti. Rasato al parolo, buono, buono assolutamente. Io vi ringrazio, vi rinnovo l'invito a essere qui. Ah, ragazzi, manca il selfie di giornata, vi prego di guardare la telecamera, non lo schermo, guardate la telecamera, perché faccio uno screenshot. Bravo, avvicinati anche un pochino, avvicinati anche un pochino, Luca, così, perfetto, un po' più basso, abbassati, va bene, così, attenzione, e uno, e due, e tre, facciamo la foto. Ecco la foto, l'avrete tutti quanti voi, mandando anche soltanto solo un ciao al 3287948796. Chi prende la sola di giornata per primo? Tocca a tutte e due, ma chi la prende per primo? Beh, tutta questa serata si è esibito per primo. Quindi, allora la prendo io la sola, dai. La prendi tu per primo. Allora, Luca Dal Fabbro, chiudi la puntata. Come chiudo la puntata? Va bene, ragazzi, vi ringrazio tantissimo. Alessio, sei stato splendido. Saluto tutti quanti, spero che state tutti quanti bene, passate le feste nel migliore dei modi possibile, considerando la situazione. E veramente, forza Italia e forza a tutti quanti, e un bacio grosso a tutti quanti. Arrivederci, alla prossima. Pasquale Anselmo, chiudi la puntata. Chiudiamo questa puntata di Dopo Cena Con da una radio che non è solamente e semplicemente la radio dei doppiatori, ma è una radio di amici, dove si sta da Dio, dove si chiacchiera con i tempi giusti, normali, dove si parla di cose serie e anche di cose frivole, come è la vita. Auguri a tutti. Grazie, grazie Pasquale, grazie. Grazie Pasquale, grazie Luca, grazie veramente. Noi ci vediamo qui a gennaio. State bene, siate felici. Oh, e buon Natale! Avete diritto tutti quanti a un buon Natale. State bene, siate felici. Ciao! Siamo fuori onda!